Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Ehi, non ci lasciare. Restate in ascolto. Tra poco, la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. Per la pubblicità su Radio Staff, chiama il numero 340 7559 392. Non ci lasciare. La scelta vincente. È musica, è sport, è informazione, è spettacolo. Ciao Nando, hai letto il giornale? Occhio elettronico controlla i nostri spostamenti. E guarda qui, pagheremo il caffè con l'impronta del pollice. Per aprire la porta di casa basterà guardare con un occhio in una telecamera. Pensa che mio nipote, per accendere il cellulare, mette il pollice sullo schermo. Mi sembra un film di fantascienza, non so che dire, non abbiamo più nulla di umano. Ma non è vero, vieni con me, ti faccio recuperare per almeno un'ora un po' di umanità. Che meraviglia! Ah, vedi, un registratore a cassette. Ma guarda quanti dischi! E quello cos'è? Un Revox! Ma questo è un emittente degli anni 70, fantastico! Ma ti ricordi a quei tempi le ragazze ci aspettavano sotto la radio a farci la serenata con le chitarre? Altro che chattare coi social! Ma ricordi gli amici del muretto? Giocare al flipper nel bar? E la tua 500 dove tenevi il pallone e il plaid per andare al mare per stendersi sulla sabbia? Ma se accendi il bottone del mixer si potrebbe trasmettere come una volta? Certo, questa è Stapp Radio, si torna al passato. Dai, fai partire la cassetta della sigla. In diretta stiamo per trasmettere... Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Ma come sempre vi auguriamo il migliore ascolto per una nuova puntata di Musicando il ballo in radio, la numero 81. Eccoci qui dopo un fine settimana molto molto intenso, perlomeno per quanto mi riguarda, ma io sono sicuro anche tutti voi, che riguarda il vostro divertimento del sabato, della domenica. Io ho dormito pochissimo in questo weekend, ho dormito poco il sabato, pensate, sabato sono andato a dormire alle 4 del mattino e ieri pure per un'altra seratona che abbiamo svolto sulle rive del Mar Tirreno sono andato a dormire egualmente intorno alle ore 3 di notte. Allora poi questa mattina ovviamente con un po' di peso agli occhi, con un po' di peso anche sulle gambe, abbiamo dovuto cominciare a preparare la puntata di questa sera, puntata particolare, perché non so se voi avete letto quello che sono poi gli articoli che vengono redatti dai ragazzi che vengono poi esposti sulla guida Il Ballo in TV. E la guida è molto importante perché vi dà in anteprima quello che saranno gli argomenti trattati, con i commenti, magari con qualche notizia, che posso dire, in anteprima da sviluppare. Questa sera parleremo di un argomento che riguarda il ballo in maniera particolare, riguarda i metodi di insegnamento, riguarda i metodi di allenamento, riguarda un po' forse un fattore che viene trascurato, dobbiamo dire, in questi tempi, perché si pensa al divertimento, si pensa magari a mettere solamente i piedi, a fare i passi, però a quello che è la tecnica, a quello che sono altre situazioni di contorno che sono importantissime nel ballo, forse lì se ne parla poco. E quindi cercheremo di analizzare, di avere anche i soliti contatti telefonici. Io vi do immediatamente, come si dice, i numeri per poter essere direttamente in contatto con noi anche in tempo reale. C'è la diretta telefonica, se voi attraverso il gruppo pubblico di Facebook
potete inviare un messaggio con il vostro telefono, la nostra segreteria vi chiama e vi fa parlare in diretta degli argomenti che volete voi, magari promuovere le vostre serate, promuovere le vostre gare di ballo, le vostre gare di canto, che ce n'è tante in questo periodo in giro, potete promuovere i vostri spettacoli, insomma tutto quello che ovviamente fa parte del ballo, ma dello spettacolo in generale. C'è un canale libero come il nostro che dal 1998 vi dà questa possibilità e quindi credo sia importante anche approfittarne, no? Visto che insomma spazi così ce ne sono pochi in giro, credo che sia devo dire un'occasione da non perdere. E allora sto andando sulla guida Il ballo in TV, così volevo leggere immediatamente qualcosa che riguarda la puntata di questa sera, e questo a beneficio di coloro che solo adesso si sono collegati in diretta su stapparadio.it. Io ringrazio sicuramente il direttore di rete Roberto De Angelis WS, Stefano Tini, il grande direttore della radio, quindi il vice direttore è De Angelis, e allora auguro di averlo magari prossimamente in diretta, perché con lui riesco a dibattere bene quello che sono argomenti della radio, parlare anche della Roma che pare si è ripresa in queste ultime giornate di campionato di calcio, e quindi faremo, attenzione, questa sera faremo molti parallelismi tra il calcio e tra naturalmente quello che è il mondo del ballo che ci guarda. Allora, se andate su cose di ballo, tanto tutti avete Google col telefonino, con l'iPhone, scrivete Google, e su Google ovviamente motore di ricerca, scrivete cose di ballo e cliccate il primo, Alter Vista, c'è la guida. Allora, il ballo in radio conferma il gradimento in prima serata, e questo è riferito alla puntata passata che con due emittenti sole abbiamo avuto oltre 500 contatti, poi con gli altri media non so quanto abbiamo raggiunto, dobbiamo ancora fare i conteggi. Poi in taglio centrale qui della guida c'è tecnica di allenamento nell'insegnamento del ballo, l'argomento primario durante la prossima trasmissione di lunedì 17 ottobre. I ragazzi hanno così scritto: va detto a titolo di cronaca che lo staff del programma Il Ballo in Radio è composto da gente nata nel mondo del ballo, come anche il conduttore Tony Mantineo. Ragazzi, non mi dovete citare, io vi ho detto non citatemi, anche perché ho lasciato Musicando, ho dato tutto in gestione a una società, quindi io cercate di mettermi il meno possibile, perché ragazzi io mi sto divertendo col canto, mi sto divertendo con i musical, con tante altre attività artistiche, quindi ve lo dico, sto pensando di lasciare il ballo, sto pensando di lasciare la federazione, il ballo, mettermi a vita privata, a fare un'altra cosa artistica, perché poi ve lo dico più tardi, adesso leggiamo questa cosa qui. Dunque, Tony Mantino, proveniente da esperienze del classico, oltre al mondo dello spettacolo di alto livello, pertanto trovandosi in giro 24 ore al giorno, tra gare di ballo, spettacoli, scuole, eccetera, se ne vedono di tutti i colori. Così lunedì 17 hanno pensato di improntare, ecco qui che parlate con loro, avete fatto bene a mettere questo verbo, hanno pensato di improntare, perché siete voi che scrivete, la trasmissione con un'analisi che riguarda i metodi di insegnamento che negli ultimi anni si adottano nelle scuole di ballo. Pertanto crediamo che la prossima puntata non bisogna perderla. E questo quindi lo faremo più tardi, dopo gli interventi telefonici. Poi in taglio basso qui della guida, i ragazzi hanno scritto: Milano scavalca Roma, il ballo in TV lo dice da 20 anni. La questione romana, argomento di tanti anni nelle trasmissioni di Musicando. E qui dice anche un sottotitolo che fa ridere: rispolverare le valigie di cartone dei nonni e prenotare il treno del sole. Qui torniamo agli anni 60, la voglia è forte. È vero, e quindi mi ricollego a quanto ho detto prima, a quanto ho interrotto. Ci sta venendo voglia di lasciare questo mondo così, di lasciare Roma. Quante volte vi ho detto, adesso no, lo leggiamo qui nell'articolo, guardate, facciamo le cose con ordine, così chi mi ascolta comprenderà meglio il concetto. Leggo qui quanto hanno scritto nella guida. Ci sono voluti i servizi di alcuni TG nazionali dei giorni scorsi per far sapere che Milano nel turismo ha scavalcato Roma. Però, Tony Mantina, ma perché mi citate sempre a me? Lo sapete perché? Perché io racconto loro tutti gli aneddoti di Musicando, perché giustamente se loro devono scrivere di Musicando, questi ragazzi della guida, devono avere le notizie. Io gli do le notizie e dico: però non mettete il mio nome, però loro dicono: beh, ma la fonte sei tu, ce l'hai date tu e per forza dobbiamo nominare te. Va bene. Allora, Tony Mantino, che da giovane negli anni 80
è stato impiegato di concetto in una società industriale di Cologno Monzese. Ah, pure questo avete messo. E sono quasi 20 anni che nella sua trasmissione Il Ballo in TV mette in evidenza la differenza delle tre Italie, nord, centro e sud, non solo dal punto di vista musicale, del ballo e dello spettacolo, presupponendo che se la trasmissione Musicando fosse di Torino o di Milano avrebbe un successo triplicato e non lavorare gratis come adesso. A conferma di questo basterebbe ascoltare le trasmissioni degli anni passati per avere un segno tangibile che il problema c'è ed è forte. Pertanto sarà uno degli argomenti chiave della puntata 81 di lunedì 17 ottobre e quindi in coda alla trasmissione, e parleremo di questo fatto che Milano, perlomeno nel turismo, sembra che scavalca Roma. E io che ci ho lavorato a Milano, come hanno scritto qui, 4-5 anni, a Cologno Monzese, dove la pausa pranzo era di 35 minuti, quindi non facevi a tempo ad uscire dall'ufficio che già dovevi rientrare, dove i tempi di lavoro sono eccessivi. Poi vi parlerò anche del mio spostamento a Torino, anzi diciamo che provengo principalmente da Torino, e che quindi, avendo vissuto quest'Italia del Nord, lo devo fare, perché poi a me dispiace, perché poi principalmente sono romano, anche se ho queste origini così nordiche, però di adozione nordica, intendo dire. Però sentire dire, Milano scavalca Roma, noi abbiamo il Colosseo, abbiamo la storia del mondo, e sentirci scavalcare in questo modo nel calcio, Inter e Milan, quanti scudetti hanno vinto insieme? Qui Roma e Lazio, quanti ne hanno vinti insieme? Quindi facciamo anche il parallelismo col mondo del calcio, e quindi poi ci mettiamo in mezzo il ballo, perché questo è poi un argomento che riguarda anche il ballo. La musica e il ballo entrano anche in questa Milano che scavalca Roma, e poi ve lo dico io come, perché io l'ho sempre detto dalla prima puntata, dal 1999, quando ho cominciato Il Ballo in TV su Telesimpati, io subito, girando le sale da ballo, girando qui intorno, ne ho parlato anche nella puntata scorsa, che a Roma non si riesce a organizzare grandi eventi di ballo. Perché questo? Comincio a riscaldarmi. Perché Roma è particolare, lo vediamo anche nel calcio, i giocatori arrivano a Roma e hanno tutto un altro andazzo. Ieri per esempio sono stato in una giuria, poi ve lo racconto, avevo a fianco a me un maestro di musica torinese, guarda caso ci siamo tornati indietro nel tempo, eravamo a Torino nello stesso periodo, al Salone della Musica di Torino, all'Ingotto, e quindi parlavamo proprio di questo. Che lui adesso si è sposato, sta a Roma e chiaramente vede che c'è un altro andazzo qui a Roma, e poi ve lo spiego. E quindi questo è un altro argomento che mi fa accalorare molto, perché io vorrei che Roma, sia nel calcio, nel ballo, nelle attività, nelle orchestre, nella musica, fosse veramente di ottimo livello. Invece dobbiamo sentirci dire che Milano scavalca Roma, dobbiamo fare i campanili, e vabbè, parliamo di questo. Cominciamo subito la trasmissione. Allora, vediamo cosa abbiamo fatto di bello in questo fine settimana. Volevo ringraziare, intanto se mi seguite prima di ringraziare me, andate sul gruppo pubblico di Facebook Amici di Musicando, perché adesso vediamo insieme quello che abbiamo svolto durante la settimana. Se scorrete il gruppo del club Amici di Musicando trovate, vabbè, il post. Allora, siamo in diretta adesso, collegatevi per ascoltarci, c'è il link da cliccare, quindi entrate in diretta subito su Stappa Radio. Poi se volete anche che vi saluti in diretta dovete mettere il mi piace, quindi non basta visualizzare la pagina, voglio che proprio cliccate il mi piace, così vi saluto espressamente in diretta telefonica. Vediamo, adesso l'ho pubblicato solamente da un paio di minuti, vediamo subito se ci sono persone da salutare. Allora, Maria Grazia Pastoris ed Eleonora Iasevoli, grazie a tutte e due, poi vediamo se nel corso della trasmissione si aggiungeranno altri I like. Poi giù c'è il banner, se seguite, della, che riguarda ovviamente l'anticipo della puntata, questo ci interessa poco. Dice: non riesco a collegarmi, ho qualche problema al PC. Vabbè, Maria Grazia, prova, ricollegati, tanto è www.stapparadio.it, se no vai col link che abbiamo messo proprio sul, vediamo se si collega da qui. Ci siamo? No, si collega, ecco, io ho provato, quindi siamo in diretta. Poi giù c'è un clip dove io ho scritto: in veste di giudice di gara
di canto, tra virgolette, gara di canto. Ieri sera alla Dispoli ho trascorso una nuova grande serata spettacolare. Questa è una clip trasmessa anche in diretta a Facebook, mi potete vedere al minuto 16 e sono stato chiamato come giudice di gara, vi stavo raccontando, insieme a due maestri di musica. Io stavo in giuria e insieme a loro abbiamo votato questo bello spettacolo che si fa alla Dispoli, al Club La Vela. Lì c'è il video, cliccate, io sono al minuto 16 che faccio un intervento dal palco. Se qualcuno vuole vedere di che cosa si tratta, fate scorrere il video, al minuto 16 ci sono io con un intervento dal palco. In questo locale, io nel 1987 ci portavo 400 persone a ballare il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica, no, 5 giorni, quindi d'estate, noi per 3 mesi continui, da giugno fino a settembre, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica al Club La Vela. Questo club, che c'era la pista da ballo all'aperto bellissima, adesso non c'è più, c'è questo palco che vedete qui nel video, e ovviamente le persone noi le dovevamo cacciare via, non c'era più una sedia libera, e voi non potete capire che cosa significa fare 5 serate la settimana, sempre con 300-400 persone, perché alle Dispoli, locali di ballo, c'era questo, il nostro, e c'era, ve lo ricordate, chi è alla mia età, si ricorda che all'inizio di La Dispoli, dalla parte di Palo, c'era il famoso tendone da circo e lì sotto si ballava, quindi eravamo noi dalla parte di Torre Flavia e loro dalla parte, e ci facevamo un po' di concorrenza, ma lavoravamo tutti e due, eravamo pieni con le orchestre, con la musica, lì abbiamo cominciato a fare i DJ, e quindi ecco perché, come dico poi nell'intervento, se andate poi a sentire, sono particolarmente legato a questo locale, perché qui poi ho conosciuto i maestri di ballo che venivano a fare le esibizioni, vi parlo dell'87, campioncini di ballo, abbiamo fatto delle cose veramente straordinarie. Poi più giù invece un'altra bella serata che abbiamo svolto sabato, siamo stati a Fontevivola Sutri con Francesca del gruppo Luna, con Roberto, con tanti ospiti di grande spessore, abbiamo avuto tenori, abbiamo avuto grandi imitatori, musicando, non io, musicando, ha creato una clip con un'anteprima del TG Dance, quindi andate a cliccare quella clip per vedere questo spettacolo che è molto bello e particolare, quindi ci torneremo le prossime settimane in questo locale per continuare queste competizioni di canto. E allora, questo perché voglio dirvi che quando io vi invito, signori, amici, cercate di venire a questa serata, è perché ne vale la pena, no? Perché vogliamo fare business, avete sentito, noi lavoriamo gratis, ormai è una missione, perché non siamo né a Torino né a Milano, qui purtroppo a Roma si lavora gratis, e quindi almeno ci divertiamo. Allora andiamo a cercare ristoranti con i camerieri ben vestiti, la pizza cotta bene, il servizio, l'accoglienza, l'eleganza, spettacoli di qualità. E quindi dobbiamo ovviamente, come si dice, cercare il meglio e offrire il meglio ai nostri radioascoltatori del circuito di Musicando il Ballo in TV. Allora, quando io vi dico, signori, staccate un attimo la spina dai soliti posti e venite a trascorrere una serata diversa. Guardate, io già è qualche tempo che ho lasciato un po' il ballo e mi sto dedicando a queste altre forme artistiche. Ma io mi sto rivitalizzando, sto conoscendo gente nuova, sto conoscendo professionisti nuovi, ma di altri campi artistici, presentatori, conduttori, musicisti, cantanti, coriste, veramente di tutto e di più. È così che si cresce. E questo è un ritorno alle origini, come stiamo ovviamente praticando noi qui del Club Musicando. E adesso cominciamo ad entrare subito, mi pare che vi ho parlato di tutto, sì, possiamo immediatamente pregare la regia di preparare i primi contatti telefonici per la diretta. Allora, io ho parlato abbastanza, sono le 21:18 minuti primi, ben sapete che dopo 20 minuti siamo pronti per il break pubblicitario, per cui immediatamente io do la linea al nostro tecnico del suono e poi entreremo in diretta con il primo contatto telefonico e cominceremo a parlare di questo argomento, che i metodi di allenamento del ballo sportivo, gestione delle scuole di ballo, competizioni di ballo, quali sono le problematiche, e soprattutto vediamo se diamo anche un'occhiata ai programmi di gara, a secondo di come risponderà l'interlocutore. Subito la linea alla regia, blocco pubblicitario e poi immediatamente prime dirette telefoniche. Se poi altri desiderano intervenire in diretta telefonica, su Facebook, gruppo pubblico
amici di Musicando, mandateci il vostro numero telefonico e noi vi richiamiamo e vi mandiamo in diretta telefonica in tempo reale. Amici, a più tardi, pochi minuti. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! La tua sala da ballo è un patrimonio aziendale che va tutelato. Per questo la tua immagine e il tuo marchio vanno affidati a chi dispone di esperienza e professionalità nel campo della comunicazione. Affida la pubblicità del tuo locale a Musicando il ballo in TV. Per la pubblicità su Radio Stop, chiama il numero 340 75 59392. Cantando, ballando e musicando, dal 1998 l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. Torniamo in diretta dopo il break pubblicitario e come promesso cominciamo a collegarci con gli addetti ai lavori per le discussioni di questa sera. Abbiamo in linea il tecnico federale Fibes, maestro Armando Marcelli. Buonasera e bentrovato al Ballo in Radio. Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Maestro, le discussioni di questa sera sono improntate sul lato tecnico. Abbiamo più volte dibattuto che negli ultimi anni si sono velocizzati le tempistiche dei balli da competizione. Tu che sei in giro e quindi hai anche questo ruolo di commissario di gara, di contattare anche allievi di un certo livello, anche di classe internazionale, puoi confermare questa nostra impressione? No, è una realtà che si sta vivendo negli ultimi anni, fino a poco tempo fa che sono andato a vedere una gara importante e mi sono trovato davanti in ballerini che non si riesce neanche più a stare dietro con gli occhi e guardarli, perché la velocità metrica della musica l'hanno fatta diventare da motore Ferrari, cioè il ballerino balla da Ferrari, da una macchina potentissima. Anche le figurazioni sono diventate più dinamiche. Se una volta l'occhio di chi guardava una gara era una morbidezza nel basso inglese, una morbidezza un po' per tutto, tranne che nelle danze latinoamericane, che magari c'era un pochino più di briosità, ma è normale. Ma oggi le danze standard, per una persona che ha perso e si ricorda il passato ad oggi, non ci si troverebbe a guardarle, perché c'è una velocità frenata, degli stretching e degli scatti che sono, diciamo, forse impropri, per me io li vedo impropri, che ho ballato 25 anni fa e dunque i modi erano più calmi, più dolci. Oggi è stato tutto rivoluzionato, ma io mi domando questo: però le classi che cominciano ad avere un'età hanno problemi poi per poter seguire determinati programmi, dunque non lo so a che cosa puntano i responsabili di queste maestranze, di queste professionalità, a portare il ballo a velocizzarlo in quel modo. Per me, da opinionista, per me è sbagliatissimo. Non c'è più la grazia, non c'è più l'amore, non c'è più la signorilità. Ecco, mi hai anticipato la domanda, quindi non solamente per le danze latinoamericane, che forse magari è più appropriato avere dei movimenti più dinamici, e questo già lo si sviluppa perlomeno da 5-6 anni, ma tu mi parli anche delle danze un po' più morbide, quelle standard, e poi soprattutto ti riferisci a quello che sono le categorie di adulti, che anche gli adulti, anche gli over 60, sono costretti un po' a velocizzare, a seguire questa dinamica? Certo, logicamente che anche loro si devono sempre più adeguare a una velocità diversa di quella che loro erano abituati a fare, e dunque secondo me anche lì stanno cercando di abbruttire, di, non lo so, forse balleranno soltanto in futuro quelli di 20 anni, gli altri non lo so. Appunto, mi domando come si fa ad avere delle classi alte. Siamo arrivati a ballare over 65, over 70, che cosa fa con tutto il metodo che c'è nuovo che danno nell'insegnamento per partecipare a queste gare? Non lo so dove vogliono arrivare, anche perché fisicamente se c'è una gioventù si possono fare determinate velocità, ma se c'è un'età, mezza età, io vedo che è un po' sofferente per un ballerino, diciamo, stare dietro a tutte queste cose
che stanno cambiando in peggio, secondo me. Tu sai benissimo che io sono solito effettuare dei paragoni col mondo del calcio. Il caso di Francesco Dotti, che si dice che ha 40 anni e non è più in grado magari di effettuare certe velocità. Certo, lì siamo nel gioco del pallone, bisogna correre 90 minuti, però il ballo non è da meno, perché gli esperti hanno calcolato che 1:30 di competizione di ballo equivale a una corsa di 400 metri, quindi non è indifferente, praticamente sono due volte il campo di calcio. Per cui è un problema che, se lo ha un calciatore di 40 anni, figuriamo un ballerino di 60 anni. Ma poi quello che a me, io mi soffermo molto perché sono osservatore e rifletto tantissimo prima di poter dare un mio giudizio, ma qui facciamo come il gatto che si morde la coda, cioè allora parliamo, velocizziamo i tempi e poi dall'altra parte facciamo ballare la gente da 70 anni in poi, cioè c'è qualcosa che non sta funzionando più. E diciamo, queste federazioni che adottano questi sistemi non si rendono conto che allora il ventenne è quello che vola, che scatta, che strappa, che fa, poi ci fanno ballare da persone di 70 anni, che sono successi anche dei casi anche che avranno portato il certificato medico e tutto quanto, però magari in quel momento è l'adrenalina, è la pressione o quello o quell'altro ha portato un po'. Si ballava fino a una certa età e basta, oggi vogliono forzare a ballare di più, però nello stesso momento stanno cambiando tutte le tecniche, le velocità, cioè stiamo andando contro una cosa che non la vedo chiara. Ecco, non, maestro, non la vedo chiara. Secondo la mia analisi, penso che questa velocizzazione è stata adottata per cercare di catturare le generazioni più nuove, per dare un ballo più dinamico. Forse questa è la spiegazione che possiamo dare. Sì, però io quello che mi domando, cioè tu puoi cambiare tutto e mi sta bene, però devi adeguare, e più un adeguamento ci deve essere, un po' proprio, un po' consone tra l'uno e l'altro. Si vedono cose troppo diverse tra una cosa e l'altra. La quantità di gente che partecipa a questi campionati sono adulti, questo dobbiamo capire noi, di gioventù è sempre meno. Che stiamo parlando a fare? Che parliamo a fare di questo? La quantità, il volume della quantità nelle gare lo fanno le persone adulte, non lo fanno i giovani. Una volta era diverso, lo facevano i giovani, era meno classe adulta. Come si fa ad avere una situazione del genere qualora poi cambiamo la velocità, aumentiamo i movimenti, gli stretching? Io ritengo assurdo tutto quello che sta succedendo, non lo so, però io voglio tenermi i miei ricordi, voglio tenermi la mia calma, un ballo classico che si usava la dolcezza e le figurazioni con un certo modo di graziate e dolci. Oggi un valzer lento fatto da una persona anche di mezza età è solo girare e poi fermarsi, sono tutte velocità che non c'erano una volta. Non lo so che il mondo va avanti, cambia, ma il discorso è quello: il mondo cambia, però noi facciamo volume con le persone tutte. La domanda a chi ci ascolta. Tu mi parli anche che conosci delle coppie di una certa età che sono costretti a praticare delle lezioni private aggiuntive per cercare di allenarsi in questi termini e raggiungere questi standard di velocità. Certo, stanno lavorando sempre di più, ma però ci sono anche persone che si stanno un po' lamentando, perché logicamente questo ritmo non riescono a portarlo avanti. E dunque ci sono delle grosse lamentele, ci sono delle situazioni che comunque per me diventano sempre più problematiche. Non è che si agevola il ballerino, lo si mette a suo agio, si cerca sempre di poter aumentare tante situazioni perché questo ballerino poi non ha più il tempo di lavorare, ma bensì la mattina si alza e si deve allenare per partecipare a una gara. Non tutti, ci sarà magari chi ha la possibilità di poterlo fare, ma ci sono tantissime persone che durante il giorno dovranno pure avere un impegno di lavoro e dunque non lo so quanto tempo hanno per potersi allenare. Ecco, maestro, per cui devono anche affidarsi a dei tutor, a dei maestri che vengono da altre città poi per potersi allenare e soprattutto avere queste tecniche. Certo, soprattutto perché poi logicamente quando si sta in un certo giro si sta in una certa categoria, per poter sempre scoprire, per poter sempre aumentare, c'è bisogno che magari si va da quella persona, da quella si passa all'altra persona, e insomma un po'
è un girare e spendere soldi per poter sapere, non lo so questo poi quanto può durare. Per cambiare poi tematica, io ho saputo che voi avete allungato leggermente nelle vostre gare il tempo dei balli, che da 1:30 a portarli a 1:40-1:45, questo per dare al giudice maggiore possibilità di valutazione. Però molte coppie si lamentavano, dicono non ce la facciamo, forse perché in palestra non si pratica allenamento, corsa, stretching, si accende subito lo stereo e si cominciano le figure. Non pensi sia il caso di fare una marcia indietro, visto che questa è un'attività sportiva a tutti gli effetti, e praticare prima un allenamento, fiato, corsa, e poi accendere lo stereo e andare sulle figurazioni? Ma questo bisogna anche dare un obbligo anche alle scuole, dove ci va gente che si va a divertire. Prima di iniziare un passo, prima di iniziare un movimento, io mi sono sempre battuto in questo, far fare un po' di allenamento, un po' di stretching, almeno alle gambe, alle braccia, muovere, riscaldare i muscoli e poi mettere la musica. Ma tu sai meglio di me che nelle scuole, nella maggior parte delle scuole, nei competitori so che usano questa tematica, c'è questa tematica di allenamento, di riscaldamento prima di iniziare, ma negli altri non c'è, sta, non c'è proprio nell'educazione di chi insegna a far fare un po' di riscaldamento prima di iniziare a ballare. Perché? Perché un'ora e mezza di scuola deve essere sfruttata come entro, accendo, metto la musica e ti faccio ballare. Dunque ancora non siamo preparati a un discorso di innovazione, e questo lo dico francamente girando le scuole. Io tante volte mi rendo conto che ci sono delle situazioni che io mi metto, non lo so, mi metto in difficoltà, veramente in difficoltà. Ecco, poi vengono alle gare, chiaramente non hanno fiato, a 1:30 li vediamo ansimare col fiatone, proprio perché non fanno una corsa come facevamo noi intorno alla palestra, perché il fiato è importante. Poi metti che magari c'è qualche chilo in più, che la sera si va in trattoria, il sabato e la domenica, per cui ecco, non si ha una forma fisica da sportivo, e quindi penso che l'allenamento in palestra con quegli esercizi che magari un istruttore ISEF o un istruttore preparato potrebbe dare a questi ballerini. Io credo che prima di accendere lo stereo, così ci facciamo comprendere anche a casa, sia opportuno una sorta anche di ginnastica e recupero del fiato. Ma come una partita di calcio, e io pure mi attengo sempre al calcio perché parliamo di sportività, io l'unico punto di riferimento è il calcio, ma il calciatore prima di iniziare una partita, ma prima di andare a fare un campionato, ma non si allena, ma prima di cominciare la partita, ma non si allena, non si preparano, prima di entrare in campo li vedi da una parte tutti a fare stretching e movimenti, alzano le ginocchia, alzano le braccia, fanno dei movimenti, saltellano, perché vanno a preparare il loro corpo per dopo. Mentre noi nel ballo parliamo di sportività e tanti non sanno neanche che cos'è minimamente la sportività, perché mi sono trovato in scuole che la gente arriva di corsa, posa la borsa, si mette le scarpe e la persona lì, professionista o non professionista, perché io non lo so, comunque so che lì si fa chiamare maestro, mette il valzer inglese o il tango, quello arriva, mette subito, lo fa subito ballare, ma non è possibile. Non è possibile, è una cosa assurda. E se ti permetti di dire questo, ti dicono, no, è che mi metto a po' stretching, dopo no, e l'orologio gira, dopo io devo fare un'ora e mezza di lezione, poi gliela devo recuperare questa, perché questi vanno basso. Cioè, veramente non siamo ancora pronti, e dunque parliamo di velocità. Allora, da una parte nelle competizioni si velocizza, dall'altra parte dove c'è un ballo da sala non si velocizza niente, ma non si fa niente, non si fa neanche una minima preparazione. Punto. Poi quando vengono alle nostre gare, basta che c'è un mezzo secondo di più, si lamentano che vanno fuori a respirare, a boccheggiare, perché rimangono a bocca aperta. Ma non è possibile, dunque c'è una impreparazione, una educazione sbagliata. Quindi manca l'educazione fisica, come era proprio ai tempi della scuola. Si accende subito lo stereo, come dici tu, e si comincia a ballare. Immediatamente, immediatamente. Io mi sono trovato, perché io giro sempre per le scuole, mi trovo tante volte davanti in delle situazioni
che veramente mi metto a ridere per non piangere, perché io sono molte volte che mi sono trovato a vedere gente che arriva di corsa al turno, per esempio alle 8:30, arrivano magari alle 8:45 e là già c'è la musica, dunque quello non è che ha un momento di preparazione, di riscaldare i muscoli, specialmente nei periodi invernali, perché di solito la scuola comincia sempre e poi va a finire nei periodi invernali. No, scarpe e subito in posizione e subito a ballare dietro all'altro. E poi è chiaro che questi maestri non hanno una cultura sulla ginnastica, quali sono gli esercizi poi da adottare, perché poi non è che possiamo muoverci, alzare o abbassare le braccia, lì è chiaro che sarebbe necessario un istruttore di ginnastica, un istruttore ISEF, un istruttore, ecco per esempio le squadre di calcio hanno i preparatori appositamente per la ginnastica, e non so se sei d'accordo anche tu, penserei che all'interno di una scuola di ballo ci vorrebbe anche un istruttore titolato, professionista con questo titolo di allenamento dell'attività psicofisica, ma di ginnastica, di preparazione proprio prima di accendere lo stereo e ballare. Ma anche se non si ha la possibilità di poter avere una persona in aggiunta di questo genere, ma la stessa che professa l'insegnamento agli altri dovrebbe documentarsi presso un centro sportivo e avere lui la preparazione per dare ai suoi ballerini e sapere quali cose debbono fare, come si debbono muovere, quello che debbono fare prima di ballare, almeno quello. Ma io vedo che non c'è, perché il tre quarti di queste scuole che oscillano intorno a noi, queste persone che insegnano il cosiddetto ballo per andare in sala da ballo o piccole gare promozionali, non danno questa qualità, ma non lo sanno neanche loro, penso. Questo che io mi chiedo, non lo sanno neanche loro, invece ci vorrebbe tanto poco nel saperlo, a documentarsi, a informarsi, andare nei centri sportivi e prendere qualche lezione da una persona tecnica che ti dice quello che tu devi dire agli altri prima di ballare. C'è l'ignoranza ancora, non parliamo di sportività, c'è molta ignoranza. Ma questo perché il ballerino, secondo me, o chi si approccia al ballo, dice io vado al ballo per divertimento, come se andasse a praticare l'acqua gym sulla spiaggia oppure nella festa di piazza dove si balla. Il ballo è visto così, quindi anche da parte di chi vuole entrare nel mondo del ballo dice io mi devo divertire, quindi non mi serve la forma, la ginnastica prima di ballare. C'è questa mancanza di cultura? Ma non è vero, perché qualunque persona va a fare qualunque attività, ma 5 minuti di riscaldamento ai propri muscoli lo vogliamo dare per una certa più energia, per fare muovere di più il sangue, per avere pure l'elasticità muscolare, ma non si può mettere una musica a palla e far ballare le persone, per me è controproducente, non si fa, non è questa la cultura giusta. Purtroppo siamo tantissime persone, secondo me, sono impreparate, non si documentano, il fatto è questo, non c'è il documentarsi di quel lavoro che si sta facendo. Scusa, però non pensi che la richiesta da parte del pubblico che dici io mi devo divertire, a me quello non serve, c'è proprio alla base, e poi chi invece insegna il ballo ne approfitta di questo e si limita solamente a prendere la parcella per insegnare 1, 2, 3, giro avanti e dietro, apro e chiudo. Va bene, ma è sempre sbagliato secondo me, perché anche che si va a insegnare persone che vanno il sabato sera in una balera, ma una preparazione muscolare, 3 minuti, io non sto parlando di tanto, ma 3 minuti di fare dei movimenti per preparare il corpo al prossimo movimento con la musica, ma io penso che sia essenziale, faccia bene, ma non fa mai male secondo il mio parere, non può far male una preparazione, perché se parliamo di sport, tutti gli sport hanno la preparazione prima di fare l'attività vera. C'è la preparazione, in qualunque settore ci deve essere la preparazione, solo nel ballo parliamo di ballo sportivo e poi la sportività non sanno neanche che cos'è la parola della sportività, siamo noi che abbiamo portato il discorso nelle nostre gare la sportività, perché noi abbiamo cambiato il criterio di giudizio, abbiamo dato un pochino più di tempo ai ballerini per poter essere più visti dai giudici, noi stiamo usando la tecnica dello sport del calcio, non gli altri,
gli altri velocizzano ma non danno la giusta metrica, il giusto tempo di visione per chi fa questa attività. Ecco, però maestro, però voi con questi cambiamenti però adesso avete tutti contro. E tutti dicono che voi state facendo delle cose assurde, avete svolto questi cambiamenti che però avete tutti contro, non c'è dubbio su questo. Ma non ci interessa a noi che abbiamo contro, noi stiamo andando avanti benissimo, siamo a posto con la coscienza, diamo la possibilità a tutti di poter partecipare, al ballerino da noi viene visto, tutti sono visti, tutti sono giudicati, tutti vanno a casa col risultato, tutti quanti, diamo la possibilità di far ballare 5 coppie invece che 20 coppie in una pista e con un tempo di 1 minuto e mezzo scegliere se abbiamo dei criteri sportivi. Noi quello che siamo veramente usando da anni il criterio dello sport, cioè vale a dire soprattutto del calcio. Ecco, però maestro, tu hai tutti contro quelli che dicono il ballo è divertimento, divertiamoci ballando, il ballo è quello che è, quindi facciamolo come viene. Questi ovviamente li hai tutti contro e tu li ascolti poi, perché poi me li racconti e li racconti in diretta ai radioascoltatori. Queste persone non danno a me una notizia importante. Per me queste persone non hanno ancora capito che la sportività è solo quella, che poi loro dicano, non dicano, criticano, non criticano. Per me sono i loro impreparati, non noi, perché noi stiamo andando avanti e stiamo cercando di dare sempre più novità più realtà di quello che effettivamente è. Loro rimangono sempre lì dietro le quinte a smicciare, a criticare, però non fanno nulla, non cambiano mai. Io so che tanti ballerini mi telefonano e mi dicono: Marcelli, io mi trovo bene alle vostre gare, mi sento più io, adavato dagli altri, non mi sento scordato, mi sento non visto, come mai mi dicono queste parole? Allora ecco, questo, gli ascoltatori questo devono ascoltare, queste parole. È un ballerino che mi telefona dopo aver fatto la gara e mi ringrazia della gara, di come è stata fatta, di come ha ballato, del suo valore. Ma quando si è mai saputo prima il valore? Il valore è per 6 persone, tutti gli altri che cosa fanno? Vanno a casa, non sanno se sono carne, pesce, frutta, non lo hanno mai saputo per anni, compreso io che ho ballato. Quindi ecco, tu ti rifai, per chi ci capisce, a punteggi, classifiche e ranking, ogni coppia viene valutata. Ma noi stiamo cambiando e ci stiamo mettendo la faccia. Gli altri sono capaci solo di stare dietro le quinte a criticare, uscissero fuori e facessero vedere quello che stanno a fare. L'hanno messo le fasce di età di 70 anni, ma stiamo scherzando, poi parliamo di velocizzare il ballo, la gioventù è sempre meno, ma veramente ci stiamo prendendo per il puntini puntini? No, non lo accetto questo. Ci dobbiamo divertire ballando, il ballo è divertimento, più divertimento o anche sport, anche agonismo, preparazione, ginnastica? Ma anche laddove il ballo sia un divertimento, ossia quel che sia, la preparazione, 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti, far muovere nelle articolazioni le persone nel modo giusto, non fa male. Questo devono capire chi ci ascolta e gli addetti ai lavori. È da finirla con questo ballo in divertimento, lo sappiamo che è un ballo in divertimento, ma rendiamolo consono a quello che è la vita, a quello che è le esigenze di oggi. Non si può far ballare una persona appena entra a scuola immediatamente, è assurdo, fa male, non fa bene, anche per colui che deve andare il sabato sera in mezzo alla gente a muoversi. Ecco maestro, un'ultima cosa e chiudiamo veramente. Io qualche settimana fa mi ha chiamato un amico maestro, mi ha detto: senti Tony, mi vieni a vedere questa coppia che devo fare una cosa. E ho guardato questa coppia, l'ho dovuta riaddrizzare, far fare dei movimenti di caviglia. Mi ha detto: dice sul cia 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 si fa questo movimento di caviglia. Ho detto: sì, è naturale, possibile maestro, siamo arrivati a queste minimali situazioni di espressione del ballo che vengono a mancare nelle coppie di oggi. Ma si sta deprezzando, perché purtroppo gli addetti ai lavori, tanti addetti ai lavori, che si mettono in evidenza a far muovere le persone, prima di fare questo si devono documentare e almeno un po' studiare. Non si può dire a una persona una cosa che poi danneggia ma non fa bene. Ecco perché tu ti sei trovato davanti e in queste situazioni come tante volte mi ci sono trovato io. Cose inaudite, purtroppo
la mattina si alzano e sono tutti insegnanti, oramai è diventata una moda dire io sono maestro, io sono qui, io sono là. Ma poi bisogna vedere dietro la preparazione di questa persona, perché tante volte non è il titolo, non è la carta che ci rende importanti, pensiamo che noi con la carta sfondiamo tutte le porte. Non è vero, la carta viene dopo, prima viene il sapere, poi viene la carta. Ma siccome che oggi amano tutti dire io ho la carta da maestro, ma non hanno la preparazione di quello che è il maestro, l'insegnante, quello che sono gli obblighi di queste persone, quando hanno davanti gente che si vuole muovere e, come si dice, divertire, signori. Grazie, il problema è molto complesso, ampio e lungo, però credo che attraverso questa discussione telefonica questa sera siamo stati chiari, e chi naturalmente vuole avvicinarsi al ballo crediamo che abbia scoperto di più qualche nozione per capire che il ballo è una materia complessa, sì, divertimento, però anche attività fisica o sportiva, altrimenti alla fine del ballo si arriva col fiatone. Noi nel mondo del calcio, quando io giocavo al pallone, l'allenatore dice sei spompato perché non hai fiato, sei rosso in viso, e lì corri veramente il rischio veramente di andare in terra. Io posso dire questo per chiudere con chi ci ascolta, con gli ascoltatori, che noi stiamo andando avanti nella maniera più onesta possibile, ma stiamo andando avanti preparandoci, informandoci, e stiamo vedendo tante situazioni di miglioramento e ci fanno comodo. E a me quello che mi dà la soddisfazione è che mi telefona la gente e mi dice ma quando le fate le gare, noi con voi stiamo bene, ecco a me quello che mi serve. Poi quello che dicono i parrucconi dall'altra parte non me ne frega niente, noi andiamo avanti alla grande e andiamo avanti sempre proseguendo questo nostro modo di fare le cose come vanno fatte. Maestro, io ti ringrazio dell'intervento, continueremo la prossima settimana, in bocca al lupo e buon lavoro, perché so che sei a scuola di ballo. Grazie maestro, alla prossima. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Le balere più grandi e le scuole di ballo più importanti utilizzano il ballo in radio. Prova anche tu, chiamaci. Torniamo in diretta, bicchiere d'acqua, regia, perché veramente sono sfiatato poi quando sento il maestro Marcelli che si infervora un po' come me, e quindi riprendiamo a riconcludere quanto poco fa abbiamo ascoltato in questo intervento. Se ci sono altre persone, altri addetti ai lavori, maestri di ballo, operatori, istruttori di ginnastica, ne abbiamo tanti anche di conoscenza, per cui potete mandare un messaggio col vostro telefono su Facebook, gruppo pubblico Amici di Musicando. Io con la regia vi mando subito in tempo reale se volete intervenire su quanto abbiamo discusso. E allora adesso vediamo un po', io ho preso appunti mentre Marcelli parlava. Abbiamo ascoltato che molte scuole di ballo, anche di un certo livello, si affidano a dei tutor, a dei maestri che arrivano dalle altre città. E quindi io mi collego a quanto hanno scritto i ragazzi nella nostra guida, che Milano scavalca Roma, perché sono tutti insegnanti titolati del nord Italia che vengono a Roma a fare degli stage, li chiamano così, delle lezioni per addrezzare una coppia, per dare qualche consiglio, qualche cosa tecnica. Allora mi domando, ma è possibile qui nel Lazio noi non abbiamo nessuno in grado di organizzare questo? Veramente ci dobbiamo affidare a questi professionisti del nord? Qui noi non abbiamo a Roma, nel Lazio, professionisti invece di andare a fare... Ma perché dico questo? Non ho nulla contro chi viene dal nord a far questo, ma voglio dire, la capitale, milioni di abitanti come Roma... ci sono tutti gli enti di promozione sportiva, sono a Roma, le federazioni importanti sono a Roma, e facciamo venire da fuori, non abbiamo tecnici noi per fare questi stage di livello, di preparazione. Ecco, questa è una domanda quella che io pongo, come se l'è posta Marcelli. Altra cosa, quindi torniamo al sistema di allenamento, e vi faccio l'esempio mio. Io sono stato fortunato perché io nella mia infanzia ho frequentato la scuola pubblica quando c'era l'ora di ginnastica. Adesso non lo so cosa c'è nelle scuole, i miei nipoti mi raccontano di tutto e di più e io mi metto le mani nei capelli. Io sono stato fortunato che ero al quartiere di Centocelle, andavo alle medie alla scuola Guglielmo Massaia, a Viale della Primavera, come De Angelis, del resto come tutti quelli qui della radio che erano della mia zona.
e avevamo 2 ore la settimana di ginnastica, avevamo 2 insegnanti straordinari di educazione fisica, c'era nell'ora, io vi parlo dal 1971 al 1973 quando io ho frequentato le scuole medie, e quindi all'ora di educazione fisica si andava nello spogliatoio, si indossavano le scarpe da ginnastica, pantaloncini corti, c'erano le donne all'altra palestra, noi, c'era una sopra e una sotto, e l'insegnante di educazione fisica, prima di tutto, una volta usciti quindi con la divisa di allenamento, la prima cosa, fare 10 giri di palestra per riscaldamento, piano piano e poi di corsa. Poi si andavano con la cavallina, poi salire sulla pertica, la corda, il quadro svedese, me le ricordo ancora perché a me piaceva tantissimo, io non vedevo l'ora che veramente che arrivasse il momento dell'educazione fisica. E poi la partita di pallavolo dentro la palestra, ma la partita si riduceva a 20 minuti, ma prima c'era tutto l'allenamento, i saltelli sul posto, le aperture e chiusure delle braccia, lo stretching. E questo poi faceva sì che si aveva veramente quell'educazione fisica. E allora, applicando questo al ballo, perché deve essere applicato al ballo? Perché noi vediamo, come abbiamo raccontato della diretta telefonica, che arrivano delle coppie di competitori che vanno da quello della musica, dal nostro tecnico del suono, che vanno dal commissario Marcelli, sfumiamo perché dura troppo, non ce la facciamo, e arrivano i maestri, ma i miei non ce la fanno, e non ce la fanno. Allora maestro Marcelli, poi avete sentito come schietto, come parla, non è come me, io sono abbastanza elegante, cerco di far capire all'interlocutore che sta sbagliando, ma Marcelli, avete visto, è romano di 7 generazioni, lui lo sapete cosa risponde a queste persone? Ma tu che maestro sei? Cosa gli fai fare tu a scuola? Lui è grezzo, è così Marcelli, non è diplomatico, io gli dico cerca di essere più diplomatico con gli addetti ai lavori, ma quando viene qualcuno e dice maestro, ma lui gli risponde così, ma tu cosa fate voi a scuola di ballo? Questa è la domanda, perché proprio c'è questa usanza, specie nel ballo dell'INPS, come lo chiamiamo noi, nei balli di gruppo, ma non esiste proprio. Allora, prendendo spunto da quanto di bello si faceva negli anni 70 nella scuola pubblica, quando c'era l'educazione fisica, quando c'erano gli insegnanti di educazione fisica preparati, che venivano proprio dai corsi dal COI, se non avevi il titolo di istruttore del COI non potevi insegnare dentro la scuola pubblica. E quindi io poi, avendo anche praticato la scuola calcio, ma lì sono tutti gli esercizi di stress, li ho fatti di tutto e di più, avendo militato fin da ragazzino, da 10 anni fino a 18 anni, per 8 anni di seguito, praticando attività sportiva di livello medio, praticando anche il campionato degli allievi regionali, e ho dovuto faticare i giri di campo. L'allenatore, la prima cosa che ti fa fare per il fiato è il giro di campo. E quindi nelle scuole di ballo, mi dispiace dirlo, vediamo persone sovrappeso, vediamo, dice, ma noi ci dobbiamo divertire. Ma poi la cosa che a me e a Marcelli fa pensare, ma l'abbigliamento di allenamento, ma volete avere uno stanzino per mettervi? Ma che ci vuole andare a comprare al mercatino una tuta, un paio di scarpe da ginnastica? Non si può fare il ballo con i jeans, con la maglietta, col giubbottino, no, è un'attività sportiva. Noi in palestra, alla scuola media, avevamo tutti la tuta, gli anni 70 c'era per forza la tuta blu e le scarpe quelle bianche e blu, era quello, non è che c'era le scarpe consumer come adesso, che c'è di tutto e di più, non sappiamo che roba è, c'erano proprio quelle classiche, e con quelle si praticava l'attività di allenamento, con l'abbigliamento di allenamento e poi sopra la tuta. Il ballo deve ritornare a riprendersi questa situazione sportiva, perché è un'attività psicofisico-motoria importante, anche l'abbigliamento è importante, ma quanto può costare una tuta, una maglietta leggera sotto, ti spogli, vai a scuola di ballo, ti metti prima quello e col maestro si fanno le aperture, chiusure delle braccia, i saltelli sul posto, dei giri di palestra, dei giri. Oppure, perché io quello che consiglio ai maestri di ballo, una sera
per mezz'ora avrete un parco lì vicino, una strada, vi mettete tutti in fila indiana e vi fate 200-300 metri, ma non di corsa, a camminare veloci anche. Vedrete che se voi seguite questi consigli, nelle gare di ballo voi volate, poi è chiaro che poi venite, ma perché quella scuola balla meglio di me? Non è il fatto, vi voglio spiegare, dei passi, dei movimenti, la tecnica viene dopo. Prima ci vuole la risposta del fisico, che deve essere atletico, perché se voi venite alle competizioni di ballo e non fate spostamenti di bacino, ma ballate come degli scaldabagni, pieni, fermi, lì, e vi muovete avanti e dietro, è chiaro che il giudice vi mette due, perché il ballo è classe, eleganza, armonia. Se voi ballate come dei blocchi, non spostate il bacino, perché? Ma perché siete rigidi? Non perché magari avete il chilo di in più, perché ci sono persone che veramente sono sovrappeso, ma volano, ballano. È una cosa straordinaria. Abbiamo dei casi straordinari di persone sovrappeso che ballano meglio delle persone longilinee. Ora, questo deriva da quello che è l'attività fisica, dall'allenamento. E guardate, amici maestri di ballo, nelle vostre scuole, anche per voi dei centri anziani, prima di accendere lo stereo, 5 minuti, non deve essere mezz'ora, un'ora, venite in tuta, 5, se non ce l'avete ve l'andate a comprare domani, questo è il consiglio da fratello che vi do. Vi mettete in abbigliamento di allenamento, non potete fare la lezione con i jeans pesanti, con i scarponi, con i zatteroni, con i stivali, vedo fare le lezioni di ballo. Ragazzi, ma stiamo scherzando, dice, ma io mi devo divertire. Poi magari queste persone vengono pure alle gare e pretendono anche di vincere. Poi li vediamo e hanno dei problemi, ma non tecnici, perché poi magari vanno pure a tempo, perché magari hanno pure la sincronia. Ma dal punto di vista del fisico, dello stile, perché si vota lo stile, è importante, a parità di sincronia e di tempo, il giudice vota chi è più carino, vota lo stile, ma non c'è dubbio. Perché è in arte il ballo, non è uno sport, non dovete buttare la palla in rete. Allora 5 minuti a fare dei giri di palestra prima, ma non ancora a spomparsi come dicono gli allenatori di calcio, a fare magari delle camminate veloci, tutti in fila, noi questo facevamo, poi magari accelerare, vedete, e fare questo per tutta la stagione, ma voi diventate dei grilli poi. E quindi è questo che deve recuperare il ballo popolare, il ballo, quello che voi chiamate dell'INPS, il ballo sociale, anche questo deve recuperare. Ora, so che nei centri anziani, per esempio, fanno la ginnastica dolce la mattina. Quella va bene, quella andrebbe fatta prima di accendere lo stereo e ballare. Quella che gli hanno dato sto nome, sta ginnastica così dolce per le signore, che la dovrebbero fare pure gli uomini, e già quella potrebbe andare. Se a questa aggiungete dei giri di palestra, oppure meglio se andate fuori perché l'aria è viziata nella palestra, però in mancanza di quello va bene anche nella palestra. Se prima di cominciare la lezione di ballo vi mettete sul vostro stradone vicino alla palestra, vi fate, ma basta, guardate, basta 200 metri andare e 200 metri a tornare, a passo veloce, come prima volta, senza correre, ma è fondamentale. Però vi devo dire un'altra cosa: prima di far questo dovete andare a fare l'elettrocardiogramma sotto sforzo e avere il certificato medico, perché non vi dovete azzardare nel modo più assoluto di praticare una ginnastica o il ballo soprattutto, e lo dico a quei maestri di ballo sconsiderati che dentro le loro scuole, perché mi capita quando vado a fare l'affiliazione, ma avete il certificato medico? Eh no, lo devo fare, costa 15 euro e il medico mi vuole 20 euro, ma è importante, come è importante a una certa età, a 50, a 60 anni, a 70 anni, essere sotto controllo dell'elettrocardiogramma, ma non quello semplice, quello proprio sotto attività di sforzo, quello dovete fare, perché il ballo, guardate, sì, il ballo è importante. Ora, forza di dire, il ballo è divertimento, il ballo è per tutti, il ballo lo possono fare tutti, siamo arrivati a vedere, quando giriamo, queste cose assurde che non vanno bene. Io attraverso questa radio ci siamo messi in testa di fare un'informazione, mi dice il De Angelis, Tony, perché tu scrivi programma di controinformazioni? Perché queste cose non ve le dice nessuno. Si ottengono più consensi a dire il ballo è facile, il ballo è per tutti, il ballo va bene, il ballo non va bene per niente, perché ci sono queste incongruenze che veramente
non fanno bene al settore che si sta deprezzando, usando una parola come prima ha detto il Marcelli. Ma ora, a sostegno di questo, poi abbiamo parlato di questa velocizzazione delle figurazioni del ballo da competizione a certi livelli, e questo è un qualcosa che, a mio avviso, anche a avviso di altri colleghi come il Marcello e gli altri, snatura quello che è poi l'essenza del ballo di come lo conosciamo. Non diventa più ballo, diventa quasi delle esibizioni di danza moderna, diventano. Ma veramente, io vediamo a un certo livello dei movimenti che non hanno niente a che vedere col ballo. È quasi una sorta di zumba, è quasi una sorta di... ma veramente di danza moderna. E questo non può essere. Ma questo già accadeva, questi cambiamenti, già sono anni che accadevano. E non ve lo dico io, ve lo faccio dire adesso da un'altra persona che nel mondo del ballo voi conoscete. Sono andato a prendere nell'archivio del ballo in TV, delle trasmissioni televisive, quindi è un video questo che adesso vi mando in audio, ma è un video, poi casomai ve lo posto nei canali di Musicando, lo do ai ragazzi di Musicando, perché vi ho detto che Musicando non è più mia, l'ho data via, ho dato marchio tutto quanto, e per cui adesso se ne occupano loro. Io magari posso dire, ecco ragazzi, andate a prendere quella puntata lì, fate vedere questo, perché a me è rimasta la radio. Io adesso mi occupo solamente del parlare a voi attraverso la radio. E allora sono andato a prendere, pensate che, Walter Santinelli, che anni fa dentro Musicando il ballo in TV, io gli davo una pillola di 5 minuti video con la telecamera, andava a scuola sua a medaglie d'oro con lo staff tecnico, registravamo delle puntate dove lui in 5 minuti spiegava, Walter Santinelli, degli argomenti che riguardava l'inquadramento del ballo, i board di competizione, le problematiche, quello che un po' già facciamo, lo facevamo davanti alle telecamere, lo mandavamo su Europa TV, su Telesimpari, su tutte le televisioni private dove noi abbiamo avuto questo consenso in 20 anni. Ora, se voi ascoltate, questa è una puntata del 2008, dovrebbe essere 2007-2008, pensate quanti anni sono trascorsi. E allora, se voi andate in ascolto, pregherei la regia di preparare il pezzo da ascoltare, vi faccio sentire Walter Santinelli che vi parla della dinamicità dei ballerini nelle danze latinoamericane. Era una puntata di Musicando il ballo in TV, ripeto, del 2007, e Walter Santinelli ogni settimana aveva 5 minuti, si chiamava la rubrica Appunti di Musicando, erano degli appunti così, doppio senso, dove si prendevano degli appunti sul ballo, intendeva dire il titolo, dove si facevano anche degli appunti, delle puntualizzazioni sul mondo del ballo. Allora, questo è dal nostro archivio dell'anno 2007, la rubrica Appunti di Musicando. Prego regia, possiamo passare all'ascolto e vedrete che quanto vi dirà adesso, quanto ha detto Santinelli 7 anni fa e quanto ha detto Marcelli adesso nell'intervista che abbiamo fatto al telefono questa sera. Prego regia. Cando, tutto quello che è ballo. Bene, ci si avviciniamo un'altra volta con questa diretta con il ballo in TV. Io sono Walter Santinelli, presidente della Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva. Guardando alcune gare giorni fa, in occasione dei campionati del mondo di Madrid, erano due palazzetti, ce n'era uno dove ballavano dai bambini di 4-5 anni ai ragazzi 18, 20 anni, 22. Quello che ho riscontrato è che nei balli latinoamericani si eccede nella coreografia, è quasi diventato un ballo di danza moderna coreografico, che non c'entra niente col ballo latinoamericano, perché se noi prendiamo le danze standard ancora tengono la sua esecuzione, ci sono delle figurazioni nuove, però il vals è sempre il vals, i pasti ci sono sempre, mentre in queste latinoamericane già dai ragazzini dei 15-16 anni già gli insegnano delle cose, delle figure avanzate dove il passo base non si nota, si va solo a tempo col corpo, a che non è molto educativo, anche se un domani questo ragazzo vuole fare la professione di maestro di ballo, vuole ballare a un livello più alto, non avrà una preparazione tecnica adeguata. Difatti con alcuni colleghi abbiamo parlato proprio di questo problema e vogliamo vedere da farlo già nelle gare promozionali, fare un programma libero, che potrebbe essere sempre quello, ballato in quella maniera come vogliono loro, libero proprio, e un programma obbligatorio. Il programma obbligatorio è una sequenza di figure, di rumba, che può essere devi cominciare con questa e seguire questa
quest'altre, e tutti quanti fanno quella sequenza in funzione dell'età, della fascia d'età e del livello in cui ballano. Quindi se ballano al primo livello faranno tre figure, se ballano al secondo livello faranno quattro. Però in questa maniera si può vedere come balla veramente quel ragazzo, perché se quello fa solo il libero non si capisce se lui ha studiato tecnicamente bene, non si capisce. E non è che qualcuno mi dice di sì, ma non si capisce. È come io prendo un atleta del circo equestre che fa 5 salti mortali e prendo un olimpionico che fa i 5 salti mortali. Quello ha studiato tecnicamente, olimpionico, quello ha studiato per lo spettacolo, e ne erano due cose molto diverse. Lo fanno tutte e due il salto mortale, cioè uno lo fa con la tecnica e con lo stile, l'altro lo fa per lo spettacolo, magari con una mano sola per aria, con una gamba intorcinata, avvitato, non avvitato. Quindi l'ideale sarebbe questo: la nostra associazione, che è la Lega Dilettanti, proporrà di fare questo tipo di gare come sperimentazione. Non dico che cambieremo tutto dalla notte al giorno, che è impossibile, però è una cosa che faremo a breve tempo. Anche Claudio Di Stazio ha lo stesso parere, ed anche altri maestri. Quindi è una cosa che darà poi l'opportunità anche ai maestri che non stanno a livello di preparazione del libero, ma possono preparare il bronzo, argento e ora perché ci hanno dato l'esame, di lavorare anche loro e preparare anche noi i bambini, in modo da divulgare di più il ballo. Se no il ballo rimane solo per quelli che ballano a livello, in special modo parlo dei latinoamericani, cha cha cha, rumba, samba, paso doble e jive. Ballano solo quelli che hanno l'opportunità e i soldi per poter fare lezioni private, per fare quel lavoro lì, mentre ballando l'obbligatorio possono ballare tutti col maestro che hanno. Scusate che io sono un po' troppo violento. Vi ringrazio e buongiorno a tutti. Alla prossima puntata. Cantando, ballando e musicando dal 1998, l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. E io ho ripescato questa pillola dall'archivio del Ballo in TV del 2007, anche per rispondere a quelle persone che dicono: ma voi parlate solo della Fibes, voi siete Fibes. Ma non è vero. Io, come vedete, Santinelli, di altre federazioni, nel corso di questi 20 anni al Ballo in TV hanno parlato tutti. E come non si può non sposare quanto ha detto Walter Santinelli in questa sua pillola del 2007? Era anche la nostra idea quello di fare delle figure obbligatorie dove tutti fanno la stessa cosa e si giudica chi la fa meglio. Così tutti i maestri possono lavorare, avere l'opportunità di avere uno schema da seguire. Perché quando tu giochi a pallavolo hai delle regole che sono uguali per tutti, nel ballo no. E allora come fai a giudicare che quella coppia è migliore di quell'altra? Avete sentito? Mancano le basi. Avete sentito questi movimenti così scattosi delle danze latine? Che già, qui già stiamo a parlare del 2007, lui ha detto le danze standard ancora tengono, ma stavano cambiando. Quindi dopo 7 anni, ve l'ha detto Marcelli nella telefonata di prima, come sono arrivate le danze standard, che non si capiscono più che sono danze standard, per la velocità, per la tempistica con le quali sono state introdotte delle nuove figurazioni. Ora ecco perché il ballo in TV, ballo in radio, che è la stessa cosa, perché noi prendiamo gli Ampex della televisione e ve li facciamo riascoltare qui alla radio, con quanto di bello. E io l'ho sempre detto, se io mandassi in onda oggi tutti i nostri 20 anni con questi ospiti, con Santinelli, con gli altri, con tutte le puntate belle, le gare, tutto quello che noi abbiamo svolto, noi potremmo andare avanti altri 20 anni a fare informazione, anzi a fare controinformazione come deve essere sul ballo. Ora io non abbiamo tempo perché, come vedete, la notte non dormiamo fra gare di canto, quello e quell'altro, però a me piacerebbe riandare nuovamente a sentire cosa ne pensa Santinelli a distanza di 7 anni. Gliel'avevo promesso quest'estate quando mi ha contattato di rifare qualcosa, ma ci manca proprio il tempo materiale. Però abbiamo il telefono, se casomai, so che tanti seguono la FTD qui, ho tanti maestri di tutte le sigle. So che si era perso il telefonino, Antinelli lo pubblica anche su Facebook. Se ci chiamate, perché poi ecco, noi non abbiamo tempo per venire da voi, però voi con una telefonata potete entrare in diretta qui sul Ballo in Radio e poter dire la vostra. E guardate che adesso abbiamo ripescato un'altra pillola, mi dice il nostro tecnico del suono di Walter Santinelli, con un'altra puntata di Appunti di Musicando, che ci parlerà dei board di competizioni internazionali, per cui la faremo riascoltare, non prima però di aver dato la linea
alla regia per il secondo blocco pubblicitario. Io ricordare, magari sempre qui su Facebook, gruppo pubblico Club Amici di Musicando, di contattarci o mettere mi piace sui nostri banner della trasmissione, oppure mandarci i vostri quesiti, le domande. Noi saremo ben lieti ovviamente di rispondere e farvi interagire su queste argomentazioni importanti che stiamo trattando. Allora, immediatamente linea al nostro tecnico del suono per il secondo blocco pubblicitario. A tra poco. Tra le tante proposte, noi ti consigliamo l'affiliazione in FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione, detentrice dei marchi registrati per social dance, i balli di gruppo svolti con qualsivoglia denominazione. Affiliarsi in FIBES conviene, copertura assicurativa globale anche se balli in eventi organizzati da terzi, massimale elevato, franchigia ottimale, consulenza legale e costi molto ridotti e senza pagamento di alcuna retta annuale, vale 365 giorni dalla data della stipula. Allora, sei convinto che entrare in FIBES conviene? Contattaci subito. Visita il sito fibesroma.altervista.org. FIBES, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo. Un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricche e interessanti con Cantando, Ballando e Musicando il Ballo in TV, anno 18, ogni giovedì sera su canaledanza.com. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, dal 1998 l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. Seguila in rete. Per la pubblicità su Radio Stab, chiama il numero 340 75 59 392. Bene, allora torniamo in diretta ancora qui da Stab Radio, sono le 22:10 minuti primi. Saluto anche gli amici che mi ascoltano in replica su RDA Radio 1 il giovedì sera, sempre alla stessa ora. Salutiamo quindi anche l'altra rete che ci manda in replica. Per cui, per voi che mi ascoltate in replica il giovedì, le dirette, i contatti non sono più disponibili sulla nostra pagina, per cui dovete passare ad ascoltarci lunedì su Stab Radio dalle 21 alle 23. Poi, se ovviamente siete a scuola di ballo, se siete impegnati o vi ascoltate il podcasting oppure vi sentite come se fosse una diretta il giovedì sera. La rete è così, non è come la televisione vera, come la radio vera, che è un altro tipo di ascolto, e quindi su internet funziona in questi termini. Vi ringrazio sempre dei numerosi ascolti che abbiamo su questi canali, e quindi poi stiamo pensando anche attraverso il web, radio e televisione, di fare un qualche cosa di speciale per voi che venite alle competizioni di ballo. Ecco, è nato un progetto che adesso non vi posso anticipare perché non ho il tempo, non è la puntata, forse è meglio spiegarlo quando sarà operativo, quindi sarà anche più facile poterlo esporre a tutti i nostri fedelissimi telespettatori. Allora, torniamo un po' a parlare di quanto abbiamo introdotto in questa puntata specialissima, la numero 81 di oggi, 17 ottobre, e quindi c'è queste problematiche che noi riscontriamo nel ballo, quindi un calo e una confusione del ballo inteso come attività per divertimento, forse troppo divertimento, nel senso che il ballo è un'arte, è una comunicazione del corpo, quindi un'attività psicofisico-motoria completa, importante, sport anche importante perché c'è uomo e donna che possono ballare insieme, anche se adesso si fa il ballo dell'INPS, ballo sociale, che non esiste ballo sociale, io questo cercherò di farvelo entrare in testa. Cioè, il ballo svolge una funzione sociale, è come se dire che c'è il ballo, che so, molti lo chiamano il ballo da strada, ma anche quello è un'arte, lo street dance, che tu balli per la strada, è un tipo di ballo che è sempre un'espressione artistica che si svolge in quel contesto, quindi però per identificarlo lo chiamano street dance. E quindi poi io mi dovete spiegare una cosa, come mai la Federazione Nazionale si occupa anche dello street dance, quando secondo me, a mio modesto parere, opinione personale opinabile, chi ha un mandato
dall'ente primario dello sport italiano, dovrebbe occuparsi di un campionato italiano e di un campionato internazionale. Poi tutte queste altre attività, street dance, balli in gruppo, balli in coppia promozionali, li dovrebbero svolgere gli enti di promozione sportiva e le altre federazioni. E io credo che dovrebbe essere inquadrato in questi termini. Poi chiaro, ne abbiamo parlato anche con Collarusso nelle puntate passate, ci sono sovrapposizioni di competenze che creano poi quello che creano, e questo è un altro argomento poi più di organizzazione, più politico, che affronteremo magari nelle puntate successive. Ma tornando a quello che sono i metodi di allenamento, io credo sia importante, più che spingere sui maestri di ballo, perché loro ormai sono preda, quasi ostaggi degli allievi che si presentano alle scuole, dove sono gli allievi che pretendono di fare questo o quello. E invece io mi riferisco proprio a questi allievi che magari vanno in una scuola col presupposto di accendere lo stereo e ballare. Guardate che non è così, perché voi dal ballo potrete ottenere, ma molto molto di più di quello che ottenete adesso, voi che praticate una scuoletta così, un oratorio, un centro anziani, un centro sociale, che fate questo ballo solamente per divertimento. Guardate che voi, se adottate e magari scegliete quelle scuole che praticano magari prima dello stereo, prima di impararvi i passi, questi giri di campo, questi giri di palestra, che vi obbligano a comprarvi una tuta e fare l'allenamento con la tuta piuttosto che con i jeans e gli scarponi. Guardate che anche il vostro io, il vostro essere dentro, ne trarrà un giovamento non indifferente, perché a volte quello che ci ferma è la pigrizia, pigrizia mentale, pigrizia anche di andare in uno spogliatoio a mettersi la tuta, a mettersi la magliettina di allenamento e praticare questi 10 minuti di stretching e di riscaldamento, per poi ritornare nello spogliatoio, rimettersi le scarpe da ballo, quindi bisognerebbe anche poi ballare con una scarpa da ballo, perché classe, eleganza, armonia, dobbiamo ballare con una scarpa da ballo, non possiamo ballare con i scarponi, a meno che non facciamo la danza moderna, non facciamo magari una coreografia che prevede anche ballare con uno scarpone. Ma l'allenamento deve essere svolto, perché dobbiamo fare un movimento di caviglia. Quando io mi parlavo con Marcello in diretta, vedevo che sono andato da una parte e che questi non muovevano la caviglia. Ma come fai a ballare così? Cioè, sembri ingessato, sembra che hai le gambe ingessate, perché con lo scarpone non poteva muovere la caviglia. Ma noi arriviamo a questo, arriviamo. Tanto è vero, mi ricollego a quanto vi ho raccontato all'inizio, quando io ero ragazzo, sì è vero, c'erano le scarpe da ginnastica, quelle basse, bianche e nere, però poi c'erano le scarpe da basket, che erano un po' più rialzate, dal tallone fino alla caviglia, allo stivo, quelle erano per il basket, e non si potevano usare per fare la ginnastica. Ma perché? Perché non si poteva svolgere il movimento di caviglia. Un conto è avere il piede un po' più piatto quando tu stai sul basket che devi giocare col pallone, e un conto quando devi saltare sulla cavallina, quando devi arrampicarti su un quadro svedese, oppure fare altri tipi di lavoro con il piede. Figuriamoci che nel ballo il piede, il movimento del piede è importante, e molti lo mettono lì come se fosse una zappa, sto piede messo così. Poi è chiaro che quando si va in gara e mettete i piedi in questo modo, il giudice e guarda come voi mettete il piede, quella si chiama tecnica. Ora, se voi fate l'allenamento con lo scarpone, se fate l'allenamento con una calzatura non adeguata, che non vi dà la possibilità di muovere completamente la caviglia e il piede, voi ballate male. Ma vi fa male anche al corpo, perché quanto è importante poi, sappiamo che la struttura del piede, io vi dico queste cose perché le ho studiate, perché faccio i convegni con i posturologi, facendo ballo, sono cose che è l'ABC questa è l'ABC del ballo. Come parlavamo con Marcelli, ti devi informare. Se io mi mettessi adesso a parlarvi di tutte queste nozioni che io ho imparato attraverso tutte le cose, perché poi a me non piace dire io ho fatto, però lo devo dire perché non le vediamo in giro. E quindi io non mi riferisco più ai maestri di ballo,
Ma i ballerini, a voi che frequentate i centri sociali, i centri anziani, gli oratori, attenzione, fate attenzione, perché voi del ballo, con la lezioncina così, che voi fate con i jeans, che fate col maglioncino, e voi del ballo prendete sì e no il 30% della potenzialità fisica, atletica, mentale, che vi può dare uno sport così completo come l'attività del ballo. E quindi io mi auguro che già le persone che ballano, che si allenano, i ballerini, che magari fanno questo tipo di ballo più popolare, già domani vadano a comprarsi una tuta da 10 euro, anche quella più economica, e cominciare a operare in questi modi. Quindi quando il vostro maestro vi dice: ma cosa stai facendo? Sì, perché l'ho sentito al ballo di radio che bisogna recuperare questo spirito sportivo, togliere questa pigrizia mentale, perché io dal ballo, dai quei 20 euro che ti do al mese a te, ma io voglio avere, non dico il 100, ma voglio avere l'80% di quello che un'attività così bella mi può dare. E quindi poi, se il vostro maestro non vi fa fare i giri di palestra, andateci voi, no? La mattina, ma non so, dopo che accompagnate i vostri ragazzi a scuola, prima di andare a fare la spesa, invece di prendere la macchina, fate un passo lungo, cominciate ad allenare il vostro fisico a quello che è l'attività più di complemento, voglio dire, al ballo, all'insegnamento del ballo. E vedrete, nel giro di, io vi dico, un mese, mese e mezzo, voi sarete altre persone, avrete un umore ancora migliore, avrete ottenuto dal ballo sicuramente, se adesso state a 30, raddoppierete, andrete sicuramente a prelevare il meglio del ballo già al 60%, questo esulando dagli insegnamenti del vostro tecnico, del vostro maestro, del vostro istruttore. E io credo che, spero che queste mie parole non vadano al vento, che in qualche modo, non voglio dire veramente, sarei veramente, pretenderei troppo se domani già qualcuno si comportasse in questo modo, però perlomeno sarebbe già un successo se qualcuno dice: ma questi cretini che parlano qui, il Marcelli e quell'altro da Stappa Radio, ma chissà che forse magari un 5% di cose giuste forse le dicono, perché le dicono per noi, quando di fare il certificato medico, di fare l'elettrocardiogramma sotto sforzo, di comprarvi una tuta per fare il ballo in tuta e non col jeans e il maglioncino, o col cappotto, quando ci avete freddo. Io vi ho visto fare gli allenamenti anche con i giubbotti, non va bene questo, ragazzi, perché dopo, quando si suda, quando non va bene, non va bene. Ora, ve l'ho cantato un po' in tutte le lingue e credo che sia opportuno chiudere qui l'argomento e passare ad altro nel tempo che ne rimane della puntata di questa sera. Ora possiamo parlare di altro. Io mi vado a prendere un bicchiere d'acqua e vi mando un'altra puntata di Appunti di Musicando, sempre di quel periodo, anno 2007, condotta sempre da Walter Santinelli. Ci parla un po' di come ero organizzate le federazioni internazionali in quel periodo, come era organizzata anche la federazione italiana in quel periodo, farà nomi, cognomi, esporrà quanto di complicato e di, possiamo dire, aggrovigliato c'era sotto il profilo delle sigle, delle competenze e quant'altro. Quindi, come vedete, noi sono argomenti che poi alla fine non cadono a distanza di anni, e che poi siamo la storia noi del ballo, il ballo in TV, ballo in radio, attraverso questo sistema della controinformazione, che possiamo ancora essere utili andando a ripescare dai nostri archivi storici quanto di bello e di interessante abbiamo realizzato. Il nostro tecnico mi dà l'ok dall'altra parte, per cui mi dice che questa clip di Appunti di Musicando, condotta da Walter Santinelli nel 2007, è pronta per essere rispolverata e riascoltata, per cui, cari addetti ai lavori, è una buona cosa di informazione che dovete seguire. Prego, a tra poco. Ah, c'è un problema. Perfetto, capita con questi. Ci siamo, allora. Perfetto, allora, amici radioascoltatori, per me bicchiere d'acqua e per voi ascolto con Appunti di Musicando dell'anno 2007.
Di più di un programma televisivo c'è Cantando, ballando e musicando, il ballo in TV. Volevo anche ringraziare le persone che stanno chiamando alla nostra linea mobile. Più tardi nella rubrica Radio Musicando saluteremo e risponderemo anche a quelle persone che ci hanno proposto dei quesiti. Intanto diamo immediatamente la linea ancora parola perché c'è la rubrica Punti di Musicando con Walter Santinelli che ci parlerà di questo nuovo board istituito che organizza gare internazionali. A più tardi ancora. Musicando, il ballo in TV. Saluto a tutti, sono sempre Walter Santinelli della Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva per la rete Il Ballo in TV, diretto da Tony Mantineo, famoso capellone. No, hanno chiesto molti, volevano dei chiarimenti perché ho parlato di questo campionato del mondo che si è svolto a Madrid e molti volevano chiarimenti su questa situazione. La situazione è che nel mondo, come già ho detto scorso anno, c'erano due entità, una è quella dei professionisti che è la World Dance, Dance Sport Council, dove fanno capo 70 nazioni di tutto il mondo che rappresentano il ballo professionale e i maestri. Poi dall'altra parte abbiamo l'IDSF, che è una federazione internazionale, un board, che riconosce nelle nazioni una federazione per nazione. In Italia riconosce la FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva. Sopra l'IDSF c'è il CIO, perché il CIO ha riconosciuto il ballo sportivo e l'ha riconosciuto all'IDSF, perché ha riconosciuto il ballo dilettantistico. Poi è nato il settore tecnico, come tutte le federazioni sportive hanno anche il settore tecnico. Difatti si sono mossi anche con delle gare di Master Club sono i maestri di ballo. Dall'altra parte in Italia la World Dance riconosce il CIDS, che è il Consiglio Italiano Danza Sportiva, che organizza i campionati ufficiali in Italia, campionati italiani, campionati regionali e per professionisti, e anche campionati internazionali come campionati del mondo, campionati europei. Questo sempre per concessione della World Dance. L'IDSF, per contrasti avuti con la World Dance, da anni che si trascinano dietro dei problemi grossi, perché anticamente i maestri, le federazioni avevano anche il loro settore amatoriale e poi si è spaccata questa cosa, cioè parlo di 30 anni fa, 40 anni fa. La Federazione Professionisti della Danza e l'AMB avevano il loro settore amatoriale all'interno. L'AMB aveva la IABI e la FIPD aveva la FID, Federazione Italiana Dilettanti Danze, e questi gli amatori per ballare lo chiedevano ai professionisti. Poi dopo si è staccata tutta questa situazione, la World Dance ha trattato solo i professionisti, quindi anche le federazioni professionali si sono adeguate e trattavano solo i professionisti. L'IDSF è nata contemporaneamente per tutelare l'interesse degli amatori e dei dilettanti, così è stato. Oggi, siccome ci sono stati molti contrasti su questi, perché magari quello fa giudicare un giudice che non è diplomato, quell'altro non fa ballare un ballerino che non è maestro ma è amatore, che può succedere perché magari qualcuno gli serve di imbottire la gara, allora magari ci mette gente che non ci deve mettere dentro. Però sono nati questi contrasti perché anche la World Dance poi ha appoggiato un'altra struttura internazionale di amatori e che ha anche dei rappresentanti in Italia, quindi è nato questo problema grosso. Allora la IDSF ha avuto, su suggerimento di alcune federazioni, tra cui la FIDS diretta da Calvagno, di costituire l'International Professional Dance Sport Council. Perdo il filo perché la cosa è complicata, non è semplice da spiegare. Quindi sono nati questi contrasti a livello internazionale, poi sono cresciuti a livello nazionale. Quindi la World Dance ha dato credito a un'altra associazione amatoriale, non l'IDSF che rappresenta 70 nazioni, ma un'altra che ne rappresenta molto meno, e questa qui ci si è agganciato qualcuno in Italia, e quindi è successo lì il movimento. Che è accaduto poi? Che la FIDS, d'accordo con altre associazioni amatoriali e con l'IDSF,
hanno fondato questo nuovo organismo, dove già hanno aderito 31 nazioni. E contemporaneamente hanno organizzato il primo campionato del mondo. Nessuno glielo poteva proibire, hanno organizzato. Magari a me me lo possono proibire, perché io non sono un ente, ma loro chi lo proibisce? Nessuno. E hanno partecipato qualche centinaio di coppie a questo campionato, non è che era andato, che è andato male, magari è mancata qualche coppia di punta, però c'erano. D'altronde il ballo sta cambiando, ma è che sta cambiando? Io già l'ho ripetuto mille volte questo, c'è l'attività sportiva è una cosa, l'attività promozionale, io questo perché questo, cioè, le gare di ballo amatoriali e sono altre cose, sono due cose diverse. Questo succede anche negli sport. Se lei, noi vendiamo le maratone, cioè quello che è il maratoneta, quello che lo fa, che è quasi professionista, e poi c'è l'amatore, quello che lo fa, che è dilettante. E così per il ballo. Il ballo c'è il professionista che balla nei competizioni professionali, poi c'è il dilettante amatoriale, quello che balla già da 10 anni, 15 anni, che poi diventerà professionista, che fa parte di un'organizzazione che è una federazione riconosciuta, associata al CONI. Poi ci sono le gare promozionali, che tutti gli enti di promozione sono 18, perché tanti segnali che ce n'è uno solo, magari un amico mio dice le ACLI, no, c'è le ACLI, c'è l'AICS, c'è l'ENDAS, c'è l'ARCI, c'è l'UISP, c'è l'AXI, c'è il CSEN, vedi, mi ricordo, ce l'ho tutti stampati, e questi hanno i loro settori, mentre una federazione sportiva ha un settore solo, cioè tratta solo il ballo, quella del calcio solo il calcio, quella della ginnastica solo la ginnastica, l'ente di promozione fa l'attività della promozione delle discipline sportive, molteplici discipline, fanno il pattinaggio, fanno le maratone, fanno la lotta, il pugilato, la ginnastica, tutto fanno, tra cui la danza sportiva a livello promozionale. E noi con la Lega Dilettanti organizziamo spesso delle gare e nessuno può dire nulla. Certo, se noi vogliamo fare delle cose qualificate, sempre nell'ambito, questo già l'ho accennato, promozionale, possiamo andare a fare un accordo con la federazione corrispondente. Se io faccio ginnastica artistica nel mio club, nella mia palestra, so associato a un ente, l'ente su richiesta di un associato o di più associati va a chiedere alla federazione ginnastica di fare un accordo per le gare, un accordo per la preparazione dei tecnici, come si farà anche tra la federazione italiana danza sportiva e gli enti di promozione che lo vorranno fare, perché c'è quello che non lo fa che non gli interessa, c'è quello che gli interessa lo farà, c'è libertà, apposta in Italia è una democrazia repubblicana, io una volta ho votato monarchia, va bene, poi sono diventato repubblicano storico, c'è un amico mio solo che mi è morto pure. Bene, grazie a tutti, buongiorno. Se vuoi trasmettere sul nostro canale eventi danzanti, gare di ballo, serate di piazza, chiama Cantando, Ballando e Musicando, il ballo in TV, dal 1998 il primo settimanale di informazione dedicato al ballo. Torniamo in diretta, grande Walter Santinelli, io una volta ho votato monarchia, siamo in Repubblica, straordinario, pensate, mi bucava lo schermo, non potete immaginare, la sera, qui era il 2007, stavano tutti lì, tutti i colleghi, tutti i maestri a seguire Walter Santinelli con questa pillola di 5 minuti ogni settimana televisiva, adesso i ragazzi di Musicando le stanno ripescando, avremo altri canali, poi stanno aprendo e quindi li manderemo, rimanderemo queste belle cose, perché questa è storia del ballo. Avete sentito quante sovrapposizioni di competenze, quante problematiche a livello internazionale, ma anche a livello internazionale è tutto dilettantismo, anche se vengono chiamati professionisti. Qui perlomeno in Italia è così, è inquadrata come attività sportiva dilettantistica, anche se poi si fanno, io ricordo che tanti anni fa la nazionale di pallavolo che ha vinto i campionati, ricordo, penso siamo passati 10 anni, una cosa del genere, tanti anni fa, erano dei dilettanti, però hanno vinto i campionati mondiali. E ora quindi anche a livello dilettantistico si possono effettuare dei campionati importanti, dei risultati anche importanti. E questo riguarda perlomeno anche il nostro mondo del ballo, dove non ci sono albo professionali, dove non ci sono
situazioni che possono attestare a livello giuridico che tu sei un professionista, perché le professioni in Italia sappiamo quali sono: l'avvocato, il notaio, il medico e così via. Però c'è anche da spezzare una lancia a favore di chi si allena tutti i giorni, da chi spende una barca dei soldi, anche perché qui c'è un controsenso. Per praticare il ballo a un certo livello, come abbiamo ascoltato anche dalla prima diretta telefonica di inizio programma, e qui il ballerino deve spendere per allenarsi, deve pagare lui per svolgere questo sport. Negli altri sport professionisti invece no, è il ballerino, il calciatore, l'allievo, l'atleta che percepisce dei soldi dal suo club, dalla sua federazione quando va fuori, che ha i suoi bonus, no? E pertanto nel ballo è chi balla che deve pagare per fare lo sport. E quindi sei un dilettante, cioè come quando noi eravamo dilettanti del calcio, noi ragazzi, vi raccontai nella puntata passata che con degli amici abbiamo creato questa squadra di calcio Roma Sud, che poi si iscriveva a vari tornei privati, il torneo dei bar del Prenestino, si faceva tutti i bar, facevano la squadra di calcio e si faceva il torneo dei bar, si facevano altri tornei privati così, al di fuori dal circuito di calcio nazionale, e quindi eravamo dei dilettanti. E quindi per far questo eravamo noi che pagavamo una certa quota per affittare il campo, lo spogliatoio, il pallone, le maglie da calcio, perché guardate che non era come il ballo, dovevamo andare con la maglietta uguale. C'era a Centocelle, l'unico che c'era, un negozio di articoli sportivi, che da lui ti faceva le magliette, di andavi lì come volevi, calzettoni, maglietta, chi è che non lo conosce? De Angelis sicuramente si sarà comprato tutto in questo negozio che stava sulla Collatina, era famosissimo, è stato anche un nostro sponsor alla radio. E per cui andavamo lì e ci compravamo tutto l'abbigliamento del calcio, e quindi andavamo a fare sto torneo dei bar, al campo del Centocelle, del Libertas, quello a Viale Toglia, tutti li abbiamo girati, con tutte queste divise sfolgoranti, sembravamo veramente una squadra di calcio di Serie A. Poi le facevamo in notturna, con i riflettori, col campo illuminato, sui campi, qualche volta anche sui campi d'erba, uno o due lo abbiamo fatto, la finale. Ed erano belle cose, però pagavamo noi per far quello, così come il ballerino. Perché c'era una gara di ballo, fino all'altro giorno vi ho letto i prezzi, no? Ballerino per pagare le discipline a coppia 50 euro, pubblico per assistere 20 euro. Quindi qui è tutto il ballerino che paga per avere un titolo, e non può essere così, perché negli sport ufficiali è l'atleta tesserato col club che riceve delle quote di rimborso spese, chiamatele come volete, per praticare, per dare dei risultati al suo club. E qui invece no, e qui il ballerino si deve pagare l'albergo, si deve pagare l'iscrizione, si deve pagare l'abbigliamento e l'abito da ballo. E allora che sport è questo? Allora è un divertimento, come io, per esempio, io personalmente ho l'hobby dei ferromodellismo, vado a vedere i trenini piccoli, io sono appassionato perché sono mancato ferroviere, e lì mi vado a comprare i pezzi, me li monto, me li... E quindi ci spendo dei soldi, prima, adesso non c'è più un euro, no? Neanche mi sono tolto pure questo hobby qui. Allora, però per dire e farvi comprendere, che quindi lobby del ferromodellismo, lobby di chi colleziona le farfalle, lobby di chi balla, che deve pagarsi tutto per svolgere questo sport. Un tempo anche le scuole calcio non si pagavano, se pagavi 1500 lire al mese, una cosa del genere, che era veramente né poco né tanto, era una quota giusta. E ti davano gli scarpini, e ti davano la tessera, e ti davano l'assicurazione, e ti davano i pantaloncini, cioè ti davano tutto, no? Adesso, io
nato nipote che fa scuola calcio, andate a vedere quanto costa iscriversi a una scuola calcio. Anche lì adesso devi pagare per fare questo sport e avere la speranza che sei bravo, che viene l'osservatore che ti guarda, che puoi aspirare alla carriera calcistica. Ma quanti diventano campioni di calcio? Avete visto? Sono tutti dall'estero quelli che arrivano nelle squadre non solo nazionali. Stavo sentendo anche nelle primavere, nelle squadre primavere di calcio, che sono tutti stranieri. E non è possibile, almeno il settore giovanile delle primavere, almeno lì, mettiamone solo uno o due da fuori. Altrimenti non c'è sviluppo dello sport italiano, qualsiasi esso sia, qualsiasi disciplina, calcio, ballo e via discorrendo. Anche nel ballo vediamo che molte coppie sono formate da uno italiano, una russa, uno tedesco, uno italiano, uno inglese, uno italiano. Sono anche coppie così di nazionalità diversa che si formano e va bene. Ci sono anche coppie italiane che vanno forte, non c'è dubbio. È inutile fare i nomi dei grandi campioni che ottengono titoli nazionali e internazionali. Ma la domanda che facciamo? Ma quanto spendono questi per conseguire un titolo che poi non è spendibile? Per esempio diventi campione di pallone, vinci uno scudetto, stai con una società, c'hai un bello stipendio, insomma, e va bene, un titolo spendibile. Come dice il professor Colarusso, ma tu sei campione italiano di liscio, campione italiano di danze standard, cosa ci fai con questo titolo? Chi ti conosce? Se tu vai al bar sotto casa e dici io sono campione, io una volta solo ci ho provato a dire, sai, io insegno, io faccio quello, e che mi dicono, e che cos'è? E questo è il problema, che lo sport del sport, che è l'attività del ballo, è vista come la festa di piazza, è vista come il ballo che facevano alla festa dell'unità, le feste politiche per arricchimento della festa. È sempre stato visto così, sono passati 20 anni da quando è diventata disciplina associata, ma molte persone fanno capire, io ieri sera per esempio sono stato al tavolo con questi maestri di musica, mi ho detto tu che fai? Sì, mi occupo di ballo, dai, il ballo è uno sport, c'è ancora molte persone che mi fanno stare, ma il ballo è uno sport? Io dico sì, guardate che il ballo c'è una federazione a quale è stato dato il mandato dal CONI per far vedere cosa sa fare, come sa organizzare il ballo. Quindi a tutti gli effetti c'è una federazione che deve portare avanti il ballo in Italia. Ma tanta gente, se non mi credete, provate voi domattina ad andare al bar dove voi prendete il caffè abitualmente, alle persone che conoscete, al barista, e fategli questa domanda: ma secondo te il ballo è uno sport o no? È inquadrato come... Vedrete che la maggior parte non sanno che il ballo è inquadrato come attività sportiva. Pensano tutti che il ballo è divertimento, che il ballo è quello della piazza, è quello della balera, è quello del divertimento del sabato sera. Per cui ha voglia, se c'è da lavorare per riformare tutto, per inquadrare, per rimettere a posto. E più avanti andiamo nel tempo e peggio sarà. Perché? Perché poi attraverso questa grande massa della rete che è in disastro, io stavo pensando anche di uscire fuori da internet, perché su Facebook devi stare attento a quello che ti manda il messaggio, gli devi rispondere, e se non gli rispondi si offende, se non gli metti mi piace dice perché non mi metti mi piace, io te lo metto. Cioè siamo a questo livello qua, siccome io ho poca pazienza, anche Marcelli, che la stessa cosa, parliamo delle stesse cose, anche Marcelli, lui, per esempio, Marcelli ci ha avuto un problema, me l'ha raccontato, non riusciva a entrare su Facebook qua a password, perché se dimentica, perché lui, avete sentito come parla, lui è terra terra, no? Lui già per farlo entrare in rete a vedere fotografie è un problema, ogni tanto l'aiuto io, l'aiuto altri ragazzi delle scuole, io poi non c'ho più tempo, figuriamoci, e quindi c'ha alla sua scuola di ballo dei ragazzi che gli guarda, ma Marcelli devi mettere la password, poi fai così, guarda, quella ha sbagliato a mettere la password, Facebook gli ha chiesto il telefono, gli ha chiesto che numero di scarpe porti, gli ha chiesto ora, siccome
per i giovani va bene, ma per noi che abbiamo poca pazienza una cosa del genere non va bene. Io ho provato quest'estate a stare una settimana fuori dal... no, quindi di più, 15-20 giorni a non essere più collegato con la rete, e vi giuro sono stato bene. Ho scoperto a leggere i libri, a rileggere il quotidiano, il giornale. Stavo in vacanza, mi compravo il Messaggero di Roma e me lo leggevo, mi compravo altre cose in edicola, e ho scoperto, ho riscoperto queste belle cose di una volta, invece che stare lì H24 a rispondere a quello, a mandare a quello, a mandare a... che pure è bello. Però se abbiamo una misura eccessiva dell'uso della rete, e io credo che questo poi ci fossilizza poi alla fine, perché perdiamo quello che sono le nostre capacità mentali di svolgere quelle belle cose umane. Perché noi ironizziamo sulla nostra sigla? Se voi dall'inizio di questa trasmissione vi andate a seguire la sigla iniziale, che noi ironizziamo nella sigla iniziale, diciamo guardate che con tutti questi social stiamo perdendo... Tony, buonasera, per favore, chi è questa? Vediamo chi è questa che ci risponde. Ah sì, la maestra di ballo che mi dice che balli deve fare. Adesso te lo dico che balli deve fare. Facciamo una cosa, mettiamo un attimo il blocco pubblicitario, così è importante questa risposta. Che vedete che vi ho detto, mi è arrivata una richiesta adesso in tempo reale su internet e devo dare una risposta. Invece prima ti arrivava la telefonata, ti arrivava il messaggio. Allora mandiamo la... prego il nostro tecnico del suono, mandiamo il blocco pubblicitario, così poi torniamo insieme per chiudere anche il programma. Oh, stasera non ti funziona, Mauro, non ti funziona, che apposta. Prego, allora, prego regia, vai Mauro, puoi andare. Tra le tante proposte, noi ti consigliamo l'affiliazione in FIBES, Federazione Italiana Ballo e Spettacolo, ente nazionale di promozione sociale e formazione, detentrice dei marchi registrati per social dance, i balli di gruppo svolti con qualsivoglia denominazione. Affiliarsi in FIBES conviene, copertura assicurativa globale anche se balli in eventi organizzati da terzi, massimale elevato, franchigia ottimale, consulenza legale e costi molto ridotti e senza pagamento di alcuna retta annuale, vale 365 giorni dalla data della stipula. Allora, sei convinto che entrare in FIBES conviene? Contattaci subito, visita il sito fibesroma.altervista.org. FIBES, quando l'arte del ballo diventa spettacolo. Segui le nostre attività multimediali anche su Facebook. Iscriviti al gruppo Amici di Musicando, un altro modo per rimanere in contatto con la nostra redazione. Ti aspettiamo! Un nuovo ciclo di trasmissioni ancora più ricche e interessanti con Cantando, Ballando e Musicando il Ballo in TV. Anno 18, ogni giovedì sera su canaledanza.com. Il tutto esposto con la nostra linea editoriale caratteristica, inimitabile da ben 18 anni. Cantando, Ballando e Musicando, dal 1998 l'informazione completa sul ballo, la danza e le attività collegate. Seguila in rete. Per la pubblicità su Radio Stab chiama il numero 340 75 59 392. Ecco qua, torniamo in diretta e qui arrivano un sacco di messaggi qui su Facebook. Vediamo un po' che è successo, vediamo un po' chi è. Oh, Bruno Coluzzi mi ha invitato al suo evento sabato 22 SPQR. Oh, salutiamo l'amico dell'SPQR a Pontini, andate a ballare in questa sala da ballo particolare che conosciamo da tempo, anche, ci siamo trovati molto bene anche per le competizioni di ballo. Ciao Bruno, casomai una sera ti veniamo a trovare. A proposito, visto che siamo in chiusura, lanciamo l'invito alle balere, così come quella di Bruno, alle orchestre, ai maestri di ballo, alle scuole, a chi organizza le sagre, le feste. Adesso ci stanno le sagre delle castagne, dell'uva e così via. Utilizzate questa trasmissione per promuovere i vostri eventi. Guardate, non la sottovalutate, non sottovalutate le trasmissioni web, questa Musicando, il ballo in TV, ballo in radio, non sottovalutate, perché io ho sbagliato nel 2004 a sottovalutare poi l'esplosione di quello che è adesso la rete, perché siamo stati i primi con lo streaming. Adesso stavo
per esempio con mio fratello a discutere, a dire che lui ha fatto una cosa, ha fatto una diretta col telefonino. Ho fatto: senti, guarda che queste cose le facevamo noi nel 2004. Lui mi fa: e facevi te nel 2004, perché non te crede nessuno, perché devi sempre portare un documento che attesta che tu nel 2004 con LTV hai cominciato a streamingare nella rete, no? E allora è così, perché adesso chiaramente tutto fanno tutti. Tutti adesso sono produttori e utilizzatori della rete internet. Ognuno di noi è una piccola agenzia di stampa che fa di tutto e di più. Quindi mi stava parlando l'amico che fa la fotografia istantanea, dice: io chiudo, io cambio mestiere. I fotografi stanno cambiando mestiere, perché con questi tablet che fanno tutto, con questi telefonini che fanno tutto, con la telecamera dentro la macchina che tu guidi e ti registra tutto quello che tu fai. Questa è una cosa che io già facevo dai tempi italiani Irpino 10 anni fa. Arrivavamo al palazzetto, mettevamo la telecamerina sulla macchina per fare l'itinerario. Adesso hanno inventato una cosa che tu l'attacchi al vetro, te la metti lì e te registri tutto quello che succede. E quindi adesso, ragazzi, stanno venendo a mancare lavori importanti. Ai tempi miei, quando c'erano le case discografiche, se facevano i dischi, e così chiudo questi minuti per parlare sul fatto che Roma, mi ricollego a Roma che ha scavalcato Milano, e quindi chiudiamo proprio la puntata così, col fatto che adesso questi lavori, come chi produceva le copertine dei dischi in vinile, quelli che si suonavano sul giradischi, c'erano proprio delle agenzie di grafica che ti studiavano la copertina del cantante, era lavoro. Il tipografo adesso non stampa più niente. Mio nipote fa tutto col computer, quello, e fa quell'altro, e plastifica, e gira. Ma così tanti amici mi dicono: Tony, ma te serve? Guarda, non mi serve niente, perché io non uso niente, a parte non c'ho più un euro, figuriamoci, lo dico così tranquillamente. Ma perché? Perché siamo tutti esodati, perché c'è una crisi feroce in questo momento, che oltre alla crisi, questa tecnologia che c'è adesso, internet, secondo me, ha tolto di tutto e di più. Scusate, mi arriva un altro messaggio. Ah, ecco qui. E dice: guarda che te sento, sono collegato con la radio. E stavo parlando proprio di te, non c'è più lavoro. Mi stai sentendo? Allora, guarda, se mi stai sentendo, ci parliamo io e te, tanto siamo in privati. Guarda che devi prendere tutto tu in mano, quindi sta questione. Ciao carissimo, ci sentiamo. E fatti vivo, fatti sentire, perché dobbiamo fare cose belle e importanti in giro. E quindi, oltre, c'è un amico tipografo, non lavora più, non se lavora più. E allora dobbiamo inventarci nuovi lavori. Allora, come la pensiamo noi che siamo vecchi pionieri della comunicazione dell'FM? Se noi attraverso la rete riusciamo a essere professionali, a fare le stesse cose che si facevano prima, tutti adesso state arrivando i messaggi. Salutiamo Domenico Travaglini, maestro de ballo, che ha messo il click mi piace. Insomma, se aspettate un attimo, vi saluto tutti. Stanno arrivando tutti insieme qui. Chiudo l'argomento. E quindi attraverso internet stanno venendo a mancare certi lavori che erano l'asse portante di quello che erano alcune categorie di commercianti, nel quale io anche ho figurato. Io vi parlo che dall'87 al 93... anche io avevo un'agenzia di marketing, e non potete capire quanto lavoravamo. Nel 93, quando è arrivata la minimum tax, ho detto: beh, qui dobbiamo chiudere. Non ce l'abbiamo fatta più, perché poi, facendo i conti, vedevamo che tutto quello che entrava lo dovevamo dare al ragioniere, al commercialista, che stiamo a fare qui? E stavamo pensando di prendere la valigia di cartone e andare al nord, il treno del sole. E mi ricollego all'articolo, ecco perché Milano ha scavalcato Roma nel turismo. Vi racconto una cosa, come Milano, Roma, Torino. Allora, io sono stato nel triangolo Milano, Torino, Genova, Pomeno, nel famoso triangolo industriale. A Milano ho lavorato 4 anni con una ditta internazionale, ero impiegato di concetto, andavo lì a Milano con i colleghi, lì nella nebbia, nel Nebbium, c'era il Nebbium a Milano, chiamano la nebbia, chiamano il Nebbium. E allora nel Nebbium, a guidare che non si vede a 10 metri, ecco perché io guido di notte, perché dopo avendo fatto fra Torino e Milano a guidare nel Nebbium è stato un disastro all'inizio. Poi ci siamo abituati, e a Milano
per esempio, già negli anni 60 Milano è stata la capitale italiana della musica. Tutte le case discografiche, gli artisti, la scuola milanese, la scuola genovese. La musica è nata a Milano. La televisione, la prima trasmissione televisiva è stata fatta a Torino. Lo studio Rai di Milano era a Corso Sempione. Poi, visto che Roma è la capitale, hanno fatto lo studio a Roma, dove sta adesso. E pertanto Roma viene sempre dopo. Quando io nel 1981 andai a Torino, stavo a Torino, vidi le prime cabine telefoniche con il telefono con la tastiera a numeri, mentre qui a Roma avevamo ancora il disco combinatore. Quindi la tecnologia viene prima dal nord, poi passa per il centro e forse arriva nel sud Italia. E quindi Milano ci ha sempre superato in questo, Torino anche ci ha sempre superato in questo. E a me questo dispiace, perché poi Roma, alla fine sì, abbiamo queste origini, questi parenti, queste dove stiamo bene. Io per esempio stiamo pensando, io col maestro Marcelli, con un altro paio, di andare a Torino, visto che abbiamo ancora appoggio, abbiamo parenti, abbiamo ancora dei punti di appoggio, di aprire una scuola del ballo a Torino, di fare Musicando il ballo in TV in qualche modo a Torino, perché lì ancora c'è un certo settore abbastanza vergine, come si dice, dove si può creare delle, no, li chiamano le start-up, le chiamano adesso, dove si può creare sviluppo. Quindi secondo me adesso ci sarà una nuova emigrazione dal sud verso nord, come avvenne negli anni 50, 40, 50, fino agli 70 più o meno, e con tutti questi treni del sole che dal sud portavano le persone su a lavorare. Vi dico anche un'altra cosa, che nel ballo molti professionisti, chiamiamoli così, del ballo stanno andando a insegnare in Russia, in Slovenia, in Giappone. Nomi noti che io non vi faccio per opportune ragioni, hanno lasciato l'insegnamento del ballo a Roma, nel Lazio, in Italia, che è saturo, e vanno nei paesi dell'est. Anche noi stavamo pensando di scegliere o la Slovenia o il Piemonte o qualche altro posto. Milano, avete visto, c'ha la skyline adesso. Roma, che è la capitale, non ha la skyline. Abbiamo due palazzetti qui vicino, dove abbiamo la radio noi, che quella è la nostra piccola skyline. Ed è, purtroppo siamo in netto ritardo su questo. E soprattutto nel ballo, perché le radio principali che fanno musica dal ballo sono nel nord. Le grandi balere, le grandi orchestre vengono dal nord. Noi qui purtroppo mo vedemo che famo, mo vedemo che potemo fa, mo compriamo sto giocatore di calcio, mo dobbiamo pagare il buffo qua, il buffo là, ma questo perché noi purtroppo abbiamo una tradizione che deriva dallo stato della Chiesa, dove il centro Italia, Roma, il romano, è un po' sottomesso a questa cultura così papalina, non me ne vogliano gli amici ecclesiastici, ma purtroppo è così, e questo ce lo portiamo avanti come ritardo culturale generazionale. Ve lo dice uno che ha lavorato a Milano, dove avevo avevo mezz'ora per la pausa pranzo. Qui a Roma, mo andavo a mangiare un'ora, una cosa un'altra. Lì, se tu a un appuntamento con un amico tardi 10 minuti, lì si fanno spazientire. Lì è tutto di corsa, Milano e Torino è tutto di corsa. E quindi io perché sono così pignolo poi tornando qui? Perché ho assunto questi atteggiamenti, questa cultura nordica, che mi ha portato a creare una cosa bella come Musicando, prendendo esempio da come si lavora su. E però dispiace, perché poi quando sentiamo, come abbiamo ascoltato nella puntata passata, che il maestro Marco Valenti mi diceva: guarda, qui a Roma volevamo fare una cosa, prendere il Teatro Sistina, ma non si è potuto fare. Ma perché si fanno al nord? Io andai a Torino al Salone della Musica, al Lingotto, una cosa straordinaria. C'era di tutto e di più, dalla musica, dal merceologico ai concerti, alle musiche, a di tutto e di più. Un Salone della Musica a Roma è inimmaginabile, ma non abbiamo un Palazzo della Musica, non abbiamo un Palazzo del Ballo, vogliamo fare... Allora, su questo bisogna lavorare, ma per lavorare bisogna lavorare dalla base. Innanzitutto le scuole,
i maestri, le federazioni, perché poi CONI sta qui, gli enti di promozione hanno la sede qui. Mentre a Milano cosa accadeva? Visto che ho lavorato nelle radio, così collochiamo e vi spiego, spero che capite perché Milano ha sempre superato Roma. Perché le case discografiche erano a Milano, poi a Roma, visto che c'era la RAI, non avevano sale di incisione. Nella zona di Piazzale Clodio, fino agli anni 80, avevano tutti un appartamentino come sede istituzionale per ricevere i cantanti, chiamare le radio, avere l'appoggio per i cantanti. Ci chiamavano a noi delle radio importanti per fare le interviste ai cantanti e lì me le giravo tutte le etichette discografiche, erano nel giro di 500 metri e c'erano tutte le case discografiche rappresentanti della musica italiana, mentre a Milano c'era la sede centrale, ma su tutto è così. E quindi Roma viene sempre dopo, quindi io non mi meraviglio quando abbiamo ascoltato che Milano scavalca Roma, quindi nel ballo. Il salsa, negli anni 90, era a Milano, poi venne a Roma, poi qualche maestro come Restucci, Anzellini, gli altri portarono il salsa a Roma. Quando io, vi racconto un'altra cosa, e poi chiudiamo il programma, quando io a Milano lavoravo, e lì c'era la moda dell'aperitivo, che qui fanno la pericena che è arrivata adesso, ma io vi parlo dei 20 anni fa, che andavo a Milano con degli amici, DJ, tante altre cose, e facevo, dice Tony vieni a fare l'aperitivo. Io poi ho visto st'idea come facevano il pomeriggio l'aperitivo, prima di andare a ballare facevano sti incontri, sti aperitivi nei bar. Ho detto, ma questa è una bella idea, si può fare a Roma. Avevo degli amici baristi a Roma, altre sale da ballo, gli ho detto guarda facciamo una cosa così, perché guarda Milano sta andando forte. Poi, e a Tony ma che vuoi fa qui, ma qui non viene nessuno, qui che adesso dopo tanti anni si sono inventati la pericena. Ieri stavo parlando con questi amici di Torino vicini ai giudici di gara e stavo dicendo, no, e parlavo proprio di queste cose qui, di questo ritardo abissale che c'è tra il nord e tra il centro sulla musica, sulla cultura. Quindi io non mi meraviglio quando dei telegiornali sento dire che Milano c'ha la skyline, che Milano supera Roma, è nel ballo. E io rimpiango veramente di non aver fatto il ballo in TV a Milano e a Torino. A 20 anni che qui sto ancora a litigare con le altre federazioni, anche all'interno della federazione mia a discussioni, quando io avrei dovuto prendere veramente la valigia di cartoni di mio nonno, quella che prese 40 anni, 50 anni fa per andare a Torino a lavorare alla Fiat, avrei dovuto prenderla anch'io, prendere, adesso non c'è più il treno del sole, c'è il pendolino, c'è l'espresso, e andare nuovamente a rifarci un nuovo lavoro lì, perché non ci rimane che questo, ed è un peccato. Però siccome noi siamo dei coach, rimaniamo a Roma, perché Roma è Roma poi alla fine, allora questi microfoni dico che noi dobbiamo difendere la capitale. Maestri di ballo, federazioni, non ci dobbiamo più fare la guerra tra di noi, dobbiamo avere dei calendari unici, dobbiamo fare squadra. Io sarei contento che Roma e Lazio vincessero scudetti come hanno vinto Torino e Juventus, come hanno vinto Inter e Milan, ma qui a Roma che abbiamo vinto, i Porto Ombrelli abbiamo vinto qui di coppe. Ma dispiace dire così, ma è così. Poi abbiamo la passione, abbiamo il fuoco, abbiamo il Colosseo, abbiamo la pizza, abbiamo quello che abbiamo, però poi a livello musicale, a livello di ballo, devono venire i maestri dal nord a insegnarci la tecnica qui, perché qui non siamo in grado di tirar fuori dei professionisti che possano insegnare come mettere il piede, come tenere la posizione tutta al ballo. Siete d'accordo o non siete d'accordo su questo che ho esposto? Io spero di sì, sono le 23, 2 minuti primi, vi lascio al podcasting, vi ringrazio per l'attenzione e continueremo la trattazione di questi argomenti. A me piacerebbe molto che siate più rapidi, più lesti nell'interagire con me, perché è molto bello secondo me poter avere un confronto radiofonico, poter avere uno scambio di idee, uno scambio di opinioni, avere uno scambio di quello che sono queste nostre passioni, perché poi alla fine noi ci appassioniamo con queste tematiche, con questi discorsi, perché il ballo poi alla fine è la nostra passione. Grazie a Iris Tucci, la maestra del Somblera. Iris, ti aspetto in diretta quando sei guarita dalla voce, perché ci devi parlare di fitness, visto che questa sera abbiamo parlato di
abbiamo parlato di allenamento, di stretching e quant'altro. Salutiamo, poi vediamo chi ci ha messo il mi piace. Eleonora Iasevoli, Maria Grazia Pastoris che ci ascoltava dal cellulare, ciao Maria Grazia, Martina Cencia e altre 17 persone che hanno visualizzato il nostro... Oh, pure Walter Santinelli. Walter, se ascolti la puntata, abbiamo ripescato le tue pillole che facevi ad Appunti di Musicando. Grande, veramente, vediamo se riesco a trovare sto tempo per venire a trovare. Amici, ho veramente concluso. Sulla pagina di Facebook Club Amici di Musicando ci saranno poi i commenti posticipati della puntata di oggi. Seguiteci e se volete mandarci materiale vi do la casella di posta elettronica cosedibballo@libero.it. Amici, grazie, è veramente stato un piacere questa sera essere con voi. Spero che naturalmente possiate ballare e io sarei contento se qualche consiglio così da fratello che vi ho dato anche questa sera, della tuta, delle scarpe da ginnastica per l'allenamento dal ballo, della corsa, possiate non farlo, non voglio che lo fate domani, ma che ci pensate. Se già voi ci pensate, già è tanto per voi, per il ballo, per Roma e per recuperare questo gap tecnico che ci vede sotto Milano, ok? Io vi ringrazio, vi saluto veramente, l'appuntamento lunedì prossimo, stessa ora, stessa radio, un saluto agli amici che ci ascoltano in replica giovedì sera su RDA Radio 1. Grazie ancora, buonanotte. Ma che, già è finito un'ora? Che peccato, questa radio è come la macchina del tempo, sono tornato indietro di almeno 30 anni. Non ti preoccupare, una settimana passa in fretta, torneremo in diretta lunedì prossimo alla stessa ora, sempre qui da Stap Radio. Si torna al passato, ma si trasmette al presente. Aspetta, fammi mettere la cassetta della sigla. Alla prossima! Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Arpesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosediballo@libero.it. Questa è Radio Stap. Si torna al passato. Che si sappia in giro.